Allora, la mia associazione, la nostra associazione è un'associazione culturale che si interessa di vari argomenti, non ha nessuna connotazione politica, non ha nessuna tendenza di alcun genere, quindi più che altro ci interessa la conoscenza pura di per sé stessa, per cui cerchiamo di avvicinarci a diversi campi, così con animo semplice e con buona volontà, proprio con l'idea di comprendere. Questo qui è la cosa principale, quello che noi tendiamo. Si chiama Ian Rode in quanto proprio si rifà un po' il mito celtico della dea Arian Rode, che diciamo è un po' la Diana cretese portata, diciamo, celtica, e qui al castello Spirale, che dove gli antichi andavano, diciamo, sia i re che gli artisti, che soggiornavano tra la morte e la rinascita, proprio per acquisire conoscenza, portarla nel mondo per poter cambiare, diciamo, proprio il mondo, renderlo migliore. Per cui, diciamo, ha un po' questa idea così un po' sublime del portare un messaggio e una conoscenza in diversi campi attraverso queste persone meravigliose che volta per volta contribuiscono a creare appunto un mondo migliore. Bene, io ringrazio tutti quanti i partecipanti e spero di vedervi ancora in altre manifestazioni che creeremo, magari anche qui a Verbania, in altre parti, anche nella nostra sede a Pella. E buona giornata. Grazie. Lascio la parola adesso a Corrado Malanga. Sì, come? Lascio la parola a Corrado Malanga. Grazie. Naturalmente, allora, mentre... Magari Adriana vogliamo, cioè tu sai già dove premere tutte le tue cose, a posto. Allora, brevissimamente, non c'è bisogno di presentare Corrado, ma la domanda, poiché sono solito farle queste domande, l'avete visto anche questa mattina, almeno per chi c'era, c'è qualcuno che non conosce Corrado Malanga? Alzi la mano, perché tanto non stiamo a scuola. Uno? C'è da imparare, perché ci sono 6-7 persone, quindi benvenute per la prima volta nella Corrado Malanga Experience, ok? E facciamo un applauso anche a queste nuove persone che hanno creduto a questo nuovo viaggio, che sicuramente risulterà interessante, forse anche un pochino, insomma, non si sa. Corrado lo conosco da tantissimo tempo e da tantissimo tempo ha collaborato a numerosissime iniziative, cartacee o meno, quindi io sono sempre infinitamente grato, non a caso anche per questa volta, per tutto quello che fai per me, per noi e per tutte le persone che mi sono di fronte e non solo. Grazie Corrado, a te il microfono. Grazie a te. Io non so se poi dovrò fare una pausa, andremo dritti in fondo. Sì, un'ora ce la facciamo. Una pausa a caffè la facciamo. Se mi dispiace, te lo dico io 10 minuti. Bravo. 10 minuti. Sì, perfetto. Perfetto. Allora, dato il contesto della situazione e dato il fatto che a me sostanzialmente rompe le palle parlare sempre di cose uguali, mi tocca tutte le volte organizzare un discorso differente, che però abbia dei contenuti precisi che portino la gente a comprendere quello che io credo di aver compreso. So perfettamente, in questa brevissima introduzione, che è molto difficile trasmettere delle cose sia oralmente sia in altre forme, perché ognuno comprende poi quello che ti hai scritto sulla base della propria consapevolezza. Quindi tu scrivi una frase e c'è qualcuno che ti dice sempre lei ha detto questo, e io dico ma dove? Qui, l'ha scritto qui. Io rileggo quella frase e dico ma qui non c'è scritto quella cosa lì. Ecco, perché ognuno ha interpretato in qualche modo sempre dal suo punto di vista, e questo è una nostra limitazione. Per cui l'idea che oggi avevo era di fare una liaison, una unificazione tra alcune cose che qui vedete scritte nel titolo. Vedete, geometria sacra, quantistica, ne abbiamo parlato, mito, ne abbiamo parlato, nell'universo di Evideon. L'unica cosa che ancora non abbiamo detto è che cos'è Evideon. Guardate questa figura, questa è solo una figura di introduzione. Cercate di memorizzarla, perché se abbiamo tempo alla fine questa figura ve la faccio rivedere e ne scoprirete una cosa fondamentale, che la mappa non è il territorio, cioè a seconda della consapevolezza che abbiamo ora
voi vedete questa fotografia, alla fine la vedrete e ci leggerete dentro tutta un'altra serie di cose che ora non vedete. Sono due figure, certo, un simbolismo molto new ageano, se volete, l'universo, due cervelli, un maschile e un femminile, tutto quello che vi pare. Vedremo se in futuro questa stessa immagine ci dice qualcos'altro, perché allora avremo dimostrato che la mappa e il territorio sono due cose diverse e la coscienza è quella cosa fondamentale che attraverso la consapevolezza ci permette di descrivere l'universo che ci circonda e di comprenderlo, perché questo è fondamentalmente, bisogna capire. Allora, tutto è legato al fatto che noi siamo i creatori del nostro universo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna un po' dimostrarla questa cosa qui, perché sì, a voce, a parole, siamo tutti, perché no, sì, evviva, siamo i creatori dell'universo, vogliamoci tanto bene, mettete dei fiori nei vostri cannoni e tutte quelle robe lì. Io cancello tutto e ricomincio da capo. Ma per ricominciare da capo devo fare un brevissimo excursus su come sono finito, come mi sono infognato, nel vero senso della parola, in questi casini mentali. Tutto comincia dal fatto che io mi interessavo, e me ne sono interessato per 30 anni, forse di più, dei fenomeni che venivano chiamati di adduzione, cioè ci sono gli alieni, vengono su questo pianeta, fanno chissà le cose strane, alieni buoni, alieni cattivi, debunking, i militari, tutto quello che vi potete immaginare, e alla fine troviamo uno strumento per studiare questi fenomeni. Questo strumento è l'ipnosi regressiva. Analizziamo 3500 signori in 20 anni e passa, e dalle ipnosi profonde, quindi tutta la tecnica di ipnosi, di cui non parleremo assolutamente perché non ce ne frega niente oggi, era la tecnica stata rielaborata alle luci di una nuova possibilità di comprendere questi fenomeni. L'ipnosi regressiva forniva dei racconti. Gli addotti dicevano di avere avuto in ipnosi delle esperienze e queste esperienze le raccontavano. Il problema non è quello, non ce ne frega niente dell'esperienza. Il problema era che mano a mano che ciò accadeva, attraverso l'ipnosi profonda noi eravamo in grado di collegarci con una parte che era questa parte animica, oppure con una parte mentale, oppure con una parte spirituale, che erano tre cose che sembravano stare dentro il corpo umano che chiameremo da ora contenitore. In particolare, la parte animica forniva una visione dell'universo che partiva dall'inizio fino ai giorni nostri, cioè che diceva come l'universo era fatto, parlava dei massimi sistemi, in modo incredibile. Il quadro che ne veniva fuori era questo. C'era una luce principale, questa qui, la coscienza. Questa coscienza iniziale a un certo punto sembrava dividersi in due coscienze. Vedete, questa qui col quadrettino e quest'altra con l'altro quadrettino. Vedete, queste sono le due coscienze che noi potremmo identificare come due ipotetici creatori. La coscienza si divide in due, poi vedremo perché si divide in due, perché ha un significato preciso. Questi due creatori facevano delle cose. Prendiamone uno, questo di qua, che è più semplice, quello illuminato, vedete? Bianco e nero. Si creava una dualità, sostanzialmente. Si creava in quell'istante di divisione della coscienza un bianco e un nero, un cattivo e un buono, un acceso e uno spento, un pieno e un vuoto. Dualità necessaria perché l'essere che ne veniva fuori potesse scegliere cosa fare. Andare avanti e indietro. Per fare l'esperienza della realtà virtuale, bisognava avere quello che la gente chiama libero arbitrio. E il libero arbitrio si ottiene solo se tu hai una creazione fatta di una polarità. Puoi andare avanti, indietro, decidere di andare in alto, in basso, decidere di andare a destra, a sinistra, ma lo puoi fare. Se non ci fosse la dualità, saresti costretto su un binario ad andare in una sola direzione. Quindi questo sarebbe un po' un problema. Attenzione, perché tutto questo che stiamo dicendo è archetipicamente compreso nel mito,
ma lo vedremo bene fra un attimo. Questo primo creatore creava un'altra cosa, che era questa cosa che io ho scritto Uppi, ma che vuol dire Uppi? Uppi vuol dire uomo primo. L'uomo primo, lo vedremo, è nel mito, è una specie di Adam Kadmon, è qualcosa che rappresenta un dio che poi ha a sua volta creato che cosa? Una vasta gamma di alieni, che io mi divertivo a in qualche modo in questo schema rappresentare con un disegnino in tre dimensioni. Quando ci vedevo bene mi garbava fare i disegnini in tre dimensioni, e quindi veniva fuori, vedete, un solido fatto di un modo, un solido fatto in un altro modo, che sono tutte le rappresentazioni, questi solidi, queste forme geometriche, di 3, 4, 5 oggetti differenti, cioè la tipologia degli alieni che sono in questo universo. Dopodiché, con una freccia che è questa, l'uomo primo creava anche la parte umana, l'uomo questo, l'uomo secondo, l'ho chiamato uomo secondo, che dovevo fare? Vedete che c'è questo quadrettino qui? Questo quadrettino era il personaggio delle nostre ipnosi, la parte animica, la quale aveva una sua coscienza, si poteva identificare come un gruppo di vettori e di tensori, quindi poi troveremo una chiave di lettura fisica per dire questa roba qua. Ebbene, questo uomo secondo aveva dentro di sé questa parte animica che raccontava le cose. Non solo. Ma ci accorgevamo che c'era un altro quadrettino, un'altra parte animica. E da dove veniva questa? Questa veniva sempre dai racconti, dalle ricostruzioni che noi potevamo fare su una base di 3.500 persone che avevamo trattato con questa tecnica, e tutti raccontavano la stessa cosa, ovviamente. C'era dunque un altro mondo. Questo mondo nero qui, il mondo del secondo creatore. Questo secondo creatore aveva fatto qualcosa uguale al primo, in questa genesi. E solo che non gli era riuscito tanto bene, aveva creato degli alieni, questo uomo primo secondo, aveva creato degli alieni, questi alieni però avevano in questa parte di universo una caratteristica, non avevano il corpo. Perché di là non c'era la materia, perché soprattutto la parte animica che spettava questa seconda creazione, di là non c'era andata. Di qua avevamo la parte animica del primo creatore e del secondo creatore. Sarà vero, sarà falso. Io stavo cercando di disegnare questa cosina. Mentre sto cercando di disegnare questa cosina e cerco di fare l'articoletto bellino con tutte le figurine, vado su internet per cercare di trovare delle figurine carine da mettere nell'articolino. E mi sbatto con questa cosa qua, che conosco perfettamente, molti di voi quasi tutti la conosceranno, sono le Sefirot della Cabala ebraica. Le guardo. Vedete qui al centro c'è un buco. In realtà lì al centro c'è un altro cerchietto, un'altra sefirà che si chiama Da'at e che è una che non viene quasi mai disegnata perché è semitrasparente. Devi averne coscienza per sapere che esiste, se no non si vede. Riguardo questo cosino qui, riguardo questa cosina qua, o non erano uguali? Porca puttana, ma che strana, me lo fai disegnare meglio che voglio vedere, perché carino, e mi diverto, perché io allora ci vedevo bene, mi divertivo a fare disegni in tre dimensioni, a disegnare la cabala ebraica come se fosse un oggetto tridimensionale. E che cosa vedo? Vedo che la coscienza in alto era quello che noi noi, insomma gli ebrei, la cultura ebraica rappresenta come il Keter, la corona, e poi avevamo due pallette, una a destra e una a sinistra, che rappresentavano il primo creatore e il secondo creatore. Avevamo il primo creatore che crea l'Adam Kadmon, l'uomo primo. Avevamo l'Adam Kadmon che creava l'alieno di sotto e l'alieno che in qualche modo avrebbe creato gli esseri umani, che vediamo al centro come colonna centrale. Dall'altra parte
nello stesso modo avevamo il secondo creatore, il quale si liberava in qualche modo, non aveva con sé la sua parte animica, l'anima del secondo creatore, che era questa parte che in qualche modo era visibile e non visibile, solo perché noi non ne avevamo consapevolezza, almeno questa in una prima visione delle cose. Poi esisteva questo punto interrogativo che era l'uomo primo del secondo creatore, gli alieni del secondo creatore che non avevano corpo e tutti che rompevano i cosiddetti alla parte centrale. Parte centrale che era fatta di un golem, cioè di un essere umano senza niente dentro, vuoto, dietro la prima palletta che era un essere umano con spirito, in alto un essere umano con parte animica e ancora più in alto la sfera della coscienza, quella che era trasparente. Ma perché poi era trasparente? Che significato può avere nel mito essere trasparente? Guardate che nel mito essere trasparente vuol dire non avere nessun colore, cioè sostanzialmente in un mondo duale vuol dire avere tutti i colori, perché la somma di tutti i colori da un punto di vista di fisica quantistica è il nessun colore. Sarebbero passati degli anni, avremmo creato un test che si chiamava Triade Color Test, che è un test che rappresenta una simulazione mentale in cui tu simuli tre cose nella tua testa, una parte animica, una parte mentale e una parte spirituale, come tre sfere colorate. Queste tre sfere colorate si uniscono insieme e costruiscono la coscienza, la tua coscienza integrata, che quando le tre sfere si sono unite, diventa trasparente. Certo che è strano che questo mito fosse veramente identico, uguale a quello che era il mito del popolo ebraico. Vi faccio notare che, vedendola dal basso, questa costruzione prevede che il golem, cioè l'essere umano, non sia sullo stesso piano degli altri esseri, quello con anima, con mente e con spirito, perché sostanzialmente, lo vedete qui, gli esseri umani stanno dietro e stanno proprio sull'asse della coscienza. Questa è la palletta centrale della coscienza, vedete? Tutti al centro, nella colonna centrale, ci sono l'essere umano con coscienza, con anima, con spirito. L'essere golem, quello che viene nella tradizione ebraica identificata come un guscio vuoto, viene spostato in avanti. È strana questa cosa. Vedete, c'era anche un'attinenza, una simbologia ai diversi mondi della tradizione ebraica. Il mondo dell'emanazione era fatto dalla coscienza e dai due creatori, l'emanazione. Poi c'era il mondo della creazione, che sostanzialmente è fatto dai due uomini primi, l'uomo primo creato dal primo creatore, l'uomo primo creato dal secondo creatore e dietro la palletta della coscienza. E poi c'è il mondo della formazione. Il mondo della formazione, cioè del fare, è dato dagli alieni. Gli alieni che sono quelli che fanno le cose. E alla fine il mondo della manifestazione, che è dato semplicemente da due oggetti, che sono il golem e l'uomo solamente con la parte mentale, senza spirito e senza parte animica. Però funziona. E io dicevo, vedi, le tre rappresentazioni sostanziali di quelle che troviamo noi attraverso le testimonianze che ci fanno in ipnosi, quindi una cosa completamente diversa dallo studio che stavamo facendo, sono identiche a tutta quella che è la simbologia di matrice ebraica nella storia, dove ci sono tre colonne. In realtà ce ne sono due che sono fondamentali, che sono Giachim e Boaz, che sono le due manifestazioni, le due colonne del Tempio di Salomone, che rappresentano nei tarocchi la luna e il sole, per esempio, il maschile e il femminile, ma che vengono accompagnate sempre dalle espressioni della cultura massonica nel Tempio di Salomone, che è il Tempio massonico, ma anche da una terza via. E queste tre vie
sono rappresentate sovente da dei triangoli. I triangoli sono la rappresentazione, guarda caso, in questo contesto, di strutture che fanno capo a quattro cose importanti che sono mente, anima, corpo e spirito. In particolare la parte animica e la parte spirituale venivano rappresentati dagli alchimisti del 300 come un triangolo con la punta in su e un triangolo con la punta in giù, ma non solo dagli alchimisti, ma anche dal popolo induista, dagli indiani. La parte animica è un triangolo inscritta in un quadrato che rappresenta la terra con la punta in giù e indica anima che viene a fare l'esperienza qui. Oh, ma guarda, ma questo ci veniva detto anche nelle ipnosi regressive. La parte animica diceva questo: io sono scesa qui nell'ultimo piano per fare l'esperienza. Vedete come c'è una perfetta correlazione quindi tra la cabala ebraica e quello che veniva raccontato in ipnosi. La parte animica raccontava l'universo, ma che strano, a che cosa è dovuto questo fatto qui? Beh, andava fatta una ricerca, devo capire. È forse che io vedo delle similitudini in questi due modi di rappresentare l'universo perché l'uomo è in realtà il creatore dell'universo, è inconsapevolmente, lo sa perfettamente come è fatto l'universo. Poteva essere un'ipotesi di lavoro, no? Perché non credo che la parte animica che veniva fuori con la sua coscienza personale nelle ipnosi e che raccontava dei massimi sistemi e che ti accendeva le luci della stanza dove facevamo le ipnosi con la sua volontà, oppure bruciava una sedia accanto al soggetto messo in ipnosi così per bellezza, fenomeni di combustione alla grande, oppure che ti diceva esattamente cosa stava succedendo nell'altra stanza e cosa stava leggendo l'altro tizio in quell'altro libro senza muoversi il contenitore dal corpo, dalla poltrona dove facevamo questa ipnosi. Tutto questo scenario ci faceva capire che c'era qualcosa di estremamente incredibile che noi potevamo in qualche modo misurare. Che meraviglia! Io ero a 35 anni che misuravo le cose, venivo dal mondo di Galileo. Galileo misura le cose, io sono contento. Dovevamo capire una cosa fondamentale, questa. Questi due primi creatori, chi sono? Come li posso identificare nel mito? Me li fai cercare anche negli altri miti? Perché il mito è uguale in tutti i punti dell'universo. È uguale, il mito dell'India è uguale al mito degli indiani Hopi d'America dall'altra parte, cambiano solo i nomi dei personaggi, ma tutto è uguale. Allora, vogliamo vedere se quello che dice il mito ebraico ha una risonanza in qualche altro mito, per esempio in un mito molto più antico, quello della valle dell'Indo. Ed ecco che noi trovavamo esattamente nella struttura dei due creatori esattamente le figure di Shiva e di Vishnu. In particolare questo signore qui, quello che è il creatore che poi darà origine all'anti-universo, direbbe la fisica moderna, era identico a Shiva, perché l'alieno che corrispondeva alla descrizione di questo essere che veniva ad addurre gli esseri umani che venivano ad essere soggettati alle ipnosi regressive, aveva delle caratteristiche incredibili. Per esempio, aveva qualcosa al centro della fronte. Non solo aveva qualcosa al centro della fronte e si presentava come un pollo gigante di 4 metri. Sapete, con questa specie di beccone lungo così, no? Che faceva ricordare proprio questo. Ma non solo. Che cosa si scopriva all'interno di tutte le ipnosi che avevamo fatto? Si scopriva una cosa fondamentale, che questi esseri non avevano corpo, perché dirà la parte corporea non c'è. Non c'è la parte materiale, non c'è. Vediamo poi come la fisica spiegherà questo. Ma si servivano dei corpi delle creature che stavano in quest'altro universo. Cioè, le entravano nei corpi delle persone che stavano di qua, li parassitavano e li muovevano come burattini.
Sapete cosa c'è scritto nel mito? Che Shiva non ha un corpo, ma si serve delle creature di Vishnu. Cavolo, il mito era uguale a quello che stavamo guardando noi. Porca puttana, ma ci sarà un motivo? Cioè, era, ma alluzzava sta cosa. E questo mito a noi come veniva fuori? Perché questo è Shiva. Lo vedete che c'ha il tridente. Ma perché Shiva c'ha un tridente? Ma che vuol dire sto tridente? Noi cerchiamo di riportare alla luce il significato delle immagini iconografiche di quel tempo. Il tridente, l'universo, avete visto che è basato su tre colonne. L'universo è basato su tre cose, che è spazio, tempo ed energia, perché scopriremo fra un attimo che questo universo per la fisica moderna è un universo olografico e la fisica degli ologrammi è una fisica tridimensionale e non ci si può fare nulla. Ma c'è una parte animica, una parte mentale, una parte spirituale, ma c'è un passato, un presente e un futuro, ma c'è un'altezza, una larghezza, una lunghezza. Tutto è legato al numero 3. Avere il tridente in mano vuol dire avere il possesso dei tre monti, che sono i tre mondi dell'universo orientale, E questo signore qui a noi ci veniva propinato, perché noi abbiamo una cultura diversa, come Nettuno. Ce l'avete presente Poseidone, il dio del mare? Il dio del mare, ma che c'entra con Shiva? Ma lo sapete Shiva che cosa fa? Shiva è il dio delle acque. E le acque che cosa rappresentano? Ecco, nel nostro contesto, con la nostra chiave di lettura, le acque rappresentano la parte mentale. Shiva rappresenta il controllo su di te, o meglio, sulla tua mente. Né più né meno del significato esoterico, vero, reale, di cosa significa il battistero. Te nasci e la tua testa viene bagnata con l'acqua del Signore. Cioè te devi pensare come vuole il Signore. Però noi quindi avevamo, nel contesto della storia che era totalmente cambiata, dalla valle dell'Indo, 12.000 anni fa, a oggi, gli stessi personaggi che cambiano ruolo, ma no, che cambiano nome semmai, ma sono sostanzialmente quelli che avevamo di là. Che cosa dice il mito? E che cosa dice la fisica quantistica? Il mito e la fisica quantistica dice che l'universo è fatto di 7 piani, di 7 livelli energetici. E questi livelli energetici sono fatti in questo modo, il mito dice. La coscienza si è divisa e nel dividersi crea 7 livelli. Primo livello, la coscienza è ancora integra praticamente. Brahman, che è la coscienza, ha creato Brahma e Brahma creerà la divisione, Shiva e Vishnu. Lo rivedete qui. Questa è la coscienza, è Brahman. In un altro livello, Brahman non si può manifestare qui, perché la coscienza è invisibile, è impalpabile, è immisurabile, ma la sua immagine speculare, la sua realtà in questo universo, la sua proiezione, è quello che viene identificato come la nostra parte mentale, spirituale, parte animica, corpo calloso, lobo sinistro, del lobo destro del cervello. Vedete che è sempre, si lavora sul 3. La coscienza è Brahma, quindi l'immagine in questo universo virtuale delle due realtà che sono Shiva e Vishnu. Nel fare questo c'è la prima separazione. Mano a mano che si scende c'è una separazione più grande, una separazione più grande, una separazione più grande, fino al settimo livello, che è quello nostro, dove la separazione è totale, l'elastico si è rotto. Tac! La parte animica e la parte spirituale non sono più collegate tra di loro. C'è la totale divisione. La dualità è solamente in questo livello. Questo che cosa vuol dire?
che è nello scendere che te in qualche modo acquisisci la consapevolezza della divisione. E devi avere il coraggio di scendere fino in fondo, sporcandoti le mani, comprendendo il viaggio della coscienza, il labirinto alchemico è questo, fino in fondo di dividerti. Perché solo quando hai fatto l'esperienza della divisione, te comprenderai che cos'è l'unificazione, che cos'è l'unione. La coscienza ha bisogno di fare l'esperienza della divisione e per questo si divide in Shiva e Vishnu. Perché devi capire chi sei, devi capire tutta la divisione. Dopo che hai capito che cos'è la divisione, allora tu sai che è l'unificazione. Ci sono 7 livelli energetici. In realtà, nel film di Bruce Lee, un film che non è mai uscito, c'è proprio questa precisa storia. Ora, Bruce Lee non è un semplice attore che faceva i film di karate. Bruce Lee era un profondo conoscitore della coscienza umana e cercava attraverso i film di portare avanti un suo cammino di consapevolezza. Nel film La Pagoda rappresenta i 7 livelli dell'universo. Il primo livello è il terreno e poi ci sono gli altri 6 con la palla finale sopra in alto. Nel film, come in tutte le storie più interessanti, le storie archetipiche che vanno dai cartoni animati alle favole per i bambini piccoli, le storie che hanno avuto successo sono quelle storie che parlano di come è nata la coscienza. Allora, in questo film, inconsapevolmente, Bruce Lee descrive come è fatto l'universo. I suoi genitori vengono rapiti da uno cattivo che vuole utilizzare la forza di Bruce Lee per vendere la droga. Il genitore, maschio e la femmina, sono la rappresentazione dell'anima e dello spirito di Bruce Lee, cioè della sua parte maschile e della sua parte femminile. Bruce Lee, con la sua coscienza e il suo personaggio, entra nella pagoda ed affronta in un viaggio a ritroso, salendo ogni piano della pagoda e combattendo con una tecnica diversa i diversi livelli di consapevolezza, arrivando in alto dove c'è un gigante alto, scuro di pelle, nero di pelle, fotofobico, che ha le lenti nere e che Bruce Lee sconfiggerà dando un cazzotto al muro, facendo entrare la luce che a livello di, voi sapete bene, mondo più o meno esoterico, rappresenta la consapevolezza e la coscienza, e il mostro alto 2 metri, 3 metri, cioè l'alieno, in qualche modo viene demolito. Bruce Lee che cosa fa? Alla fine del film riscende e torna a vivere dove era nato, cioè a piano terra. Questo per dare l'indicazione fondamentale di un primo falso messaggio che la New Age ti dà. Ascendere è una fregatura, perché te devi scendere e basta, perché tornare indietro vuol dire, da un punto di vista di consapevolezza, fare un salto indietro e tornare a essere ignorante. Ma allora perché la New Age, o comunque tutta quella banda di personaggi che si muove in questo contesto molto poco consapevole, ti dice che devi salire, ascendere? La religione cattolica è la più grossa New Age dell'universo, cioè 2000 anni, ancora non l'ha demolita nessuno. Dall'altra parte in America c'è Ramta, che anche lui, cioè, ce ne mette. Però che cosa succede? Succede che la New Age ti dà un messaggio in cui quasi tutto è vero. E da dove viene questo messaggio lo vedremo fra un attimo. Ma c'è poi la ciliegina sulla torta che ti fa capire che c'è qualcosa che non torna. Allora la ciliegina sulla torta è tornare indietro, risalire. Perché? Perché sostanzialmente si scopre, e si scopriva con le ipnosi regressive, cosa, argomento che abbandoneremo immediatamente, che ci è servito solo per iniziare a farvi capire dove viene la fisica quantistica, pensa te, ci fa capire tutto questo, che in realtà noi chi siamo? Noi siamo quelli del piano di sopra che hanno fatto tutti gli scalini e sono scesi e hanno avuto il coraggio di scendere fino in fondo per provare l'esperienza finale della totale separazione, per comprendere che cosa vuol dire vivere e morire, cioè iniziare e finire. Perché una volta che hai capito questo, ti rendi conto che la morte in questo universo non esiste. Quelli del piano di sopra
gli angeli della New Age, tanto per intendersi, per dargli un nome e una collocazione nella storia moderna, sono noi del piano di sopra che non vogliono scendere perché hanno paura della, dell'esperienza della vita, perché qui in qualche modo, a volte voi lo sapete benissimo, si soffre, no? Quando molti di voi saranno andati a votare, avete sofferto, cioè io sono 40 anni che non vado più a votare, io sarà un cambio di consapevolezza, quella sofferenza lì me la sono tolta. Ecco, cerchiamo allora nel mito di trovare tutte quelle espressioni che ci possano dire come è fatto l'universo, perché se noi ci ricordiamo che siamo noi creatori, è fatta. Abbiamo fatto come Bruce Lee, il cammino iniziatico. Tutte le culture hanno questo problema e sono tutte culture uguali, che danno tutte lo stesso identico messaggio. La cultura indiana, tibetana, i chakra. E quanti sono i chakra? 7. Cosa dice la fisica quantistica? Ci sono 7 livelli energetici con 7 numeri quantici principali. Ci sono 7 note, ci sono 7 colori importanti, ci sono tanti numeri 7 all'interno del mito. In realtà l'arcobaleno non è fatto di 7 note, di 7 colori, ma è fatto di quei colori fondamentali che noi ritroviamo all'interno della colorazione dei chakra, con qualcosa di strano, c'è sempre un erroretto da qualche parte. L'erroretto è l'arancione. L'arancione non esiste, l'arancione non è un colore puro, i colori puri sono 6: rosso, blu, verde, ciano, giallo e magenta. 6 più il non colore, che guarda caso è il ricordo di quel Da'at che noi vediamo e non vediamo a secondo della nostra consapevolezza. Lo stesso colore archetipico, nessun colore, che è la rappresentazione di tutti i colori. Io sono un colore e io, se sono tutto, sono tutti i colori, cioè non sono nessun colore. Che c'entrano i colori con io sono? Io sono giallo, io sono verde, io sono rosso, ma che vuol dire? Vuol dire che il nostro cervello è fatto in modo tale da vedere l'universo esterno come in realtà qualcosa di reale. In realtà questo mondo esterno è un ologramma che noi viviamo e vediamo sotto forma di cose che si muovono, ma non si muove niente, perché la fisica moderna dice questo, e il nostro cervello ha bisogno di geometrizzare, cioè sapere se una cosa sia lontana o sia vicina da noi. Noi lo percepiamo con un cambiamento del suono, oppure con un cambiamento del colore. Le galassie che si avvicinano a noi sono rosse, le galassie che si allontanano da noi sono blu. Ecco, attraverso la fisica e attraverso questo particolare effetto noi sappiamo se una cosa si sta allontanando o avvicinando da noi, come il suono dell'ambulanza quando la incontriamo per la strada. In realtà i chakra, che sono questi punti fondamentali della cultura tibetana, non sono 7, ma sono 4, o meglio, chi per la prima volta li cita e chi per la prima volta li studia, sostanzialmente Steiner, dice che sono 4. E come mai sono 4? Non è... In realtà il numero 4 e il numero 7 sono la stessa cosa, perché vedete, 1, gli altri due, ma ci sono 4 livelli di energia, il primo che è questo, il secondo, il terzo e il quarto. Non solo sono 4 livelli di energia, chiamiamoli di energia perché sono posti sugli assi verticali, sull'asse verticale, quindi noi sappiamo, il nostro cervello mette l'energia in alto e in basso. In alto c'è l'energia alta, in basso c'è l'energia bassa. Quando noi diciamo che bella giornata oggi, e quando noi diciamo porca puttana mi è andato tutto male, il nostro corpo si muove di conseguenza utilizzando la stessa chiave di lettura geometrica determinata da una scienza fondamentale che è la programmazione neurolinguistica. Ma la posizione di quei cosi lì o non è la stessa posizione delle sefirot nella cabala ebraica? Vedi che c'è qualcosa nel tuo cervello, dentro di te, che al di là della tua cultura e della tua provenienza ti fa fare sempre gli stessi disegnini. Che strano.
Sostanzialmente dalle ipnosi veniva fuori questo, che l'universo era fatto di tre cose, uno spazio e un tempo. Il piano spazio-temporale noi lo mettiamo a 90 gradi perché sappiamo fare bene il seno di 90. Non c'è nessun altro motivo, potremmo metterlo come ci pare, ma siccome sappiamo fare bene il seno di 90 lo mettiamo a 90 gradi perché ci semplifica la vita. E poi c'era un altro asse, quello della mente, o meglio l'asse dell'energia. La mente funziona con l'asse dell'energia. La mente è quella cosa che ha a che fare con le variazioni energetiche, che le comprende, che le analizza, mentre gli altri due assi sono quelli della parte animica e della parte spirituale. Cosa vuol dire questo? Che la parte animica, da un punto di vista di fisica quantistica, potremmo dire così, ha un asse dell'energia, ha un asse dello spazio con certi valori, ma l'asse del tempo non ce l'ha perché su quell'asse l'anima è non locale, cioè vede il tempo come se fosse un unico avvenimento in un colpo solo. Anima quindi non è né qui né lì nel tempo, è dappertutto. Lo spirito ha lo stesso problema con lo spazio. Se te in ipnosi prendi la parte animica e gli chiedi quanti anni hai, lei ti risponde: cosa vuol dire? Non solo ti dice questo, la parte spirituale, se te chiedi la parte spirituale dove abiti, ti dice dappertutto, cioè la parte spirituale non ha consapevolezza del sé lungo l'asse spaziale, così la parte mentale non ha consapevolezza del sé lungo la parte energetica. Questo era il quadro che ci eravamo fatti. Ah, ma allora possiamo identificare un'anima, una mente e uno spirito come quelle tre componenti con coscienza che venivano fuori all'interno delle ipnosi profonde con dei gruppi di vettori e di tensori, che sono delle freccette che la lunghezza della freccetta dice quanto quella cosa lì vale e la freccia ti dice dov'è puntata nello spazio-tempo-energia. Sostanzialmente il concetto finale che ci chiude questa introduzione dell'universo era l'evoluzione dell'universo. L'evoluzione parte da un universo che è una sfera gigantesca e finisce con una pallina. È il contrario del Big Bang, questa cosa qua. Il Big Bang ti dice che c'è una pallina che diventa una sfera. Ma che differenza c'è tra queste cose qui? Che cosa vuol dire sfera o pallina? Ah, la fisica quantistica ti dice onda o particella. Che cosa vuol dire questo? Parliamone. Born è un fisico quantistico che dice, che ne so, i fotoni, gli elettroni si comportano o da onda o da particella. Born dice, non mi chiedete perché? Perché non lo so. Quando gli gira deve comportarsi da onda o da particella, boh. Poi arriva Bohm. Bohm, di cui abbiamo già parlato oggi, dice, non è vero che un fotone, un elettrone è un'onda o una particella. È un'onda e una particella insieme. Non mi chiedete perché? Perché non lo so. Poi arriva Malanga e Malanga dice, è vero quello che ha detto Bohm, ma io ti dico quando la realtà che ti circonda ti appare come onda o ti appare come particella. Tutto dipende dalla consapevolezza che hai del fenomeno che guardi. Se una cosa tu la conosci bene, sai esattamente come è fatta, la collochi nello spazio-tempo perfettamente, ti apparirà lì, come particella. Nell'istante in cui tu sai che esiste questo fenomeno, ma non sai dov'è, non sai come è fatto, non sai che tempo c'ha, lo vedrai come onda di probabilità, cioè una sfera grande. Sostanzialmente, la nostra coscienza può quindi essere valutata in termini di consapevolezza di quello che tu vedi all'esterno. Io entro in una stanza e vedo delle cose. Te entri in una stanza e vedi le stesse cose. È sbagliato credere che si stiano vedendo le stesse cose, perché ognuno vede quelle cose in modo completamente differente. Questo è il problema della mappa del territorio. Il territorio è sempre lo stesso. La mappa è la fotografia che te fai del territorio con la tua consapevolezza. Quindi a te, per esempio, un alieno ti appare buono, all'altro un alieno gli appare cattivo. A un altro un alieno non gli appare né buono né cattivo, gli appare alieno. E si diventa così in grado di verificare tre possibilità. Due possibilità polari, una positiva e una negativa, e una possibilità neutra che ammazza il concetto di dualità.
ma l'universo è duale o no? Ecco, di questo se ne può parlare. E qui nasce il vero problema. Un bel giorno io avevo cercato di capire se la parte animica, la parte mentale, la parte spirituale che costituivano un essere umano sotto ipnosi, che venivano dicotomizzate in ipnosi profonda, quindi potevi parlare con una di queste tre sedie che rappresentavano tre attori che rappresentavano te stesso, una parte mentale che era una parte androgina, una parte spirituale che era una parte maschile e una parte animica che era sempre una parte femminile e che veniva ad auto-identificarsi sessualmente in questo modo, credevo, essendo che avevo pensato di poter descrivere tutto a vettori, di poter calcolare la frequenza in hertz della manifestazione della parte animica, mentale e spirituale, la frequenza in hertz, perché si sapeva che l'addotto, cioè il soggetto che diceva di essere stato preso dagli alieni, eccetera, eccetera, in ipnosi raccontava che una forte vibrazione, sovente alla spina dorsale, guarda caso, gli aveva fatto staccare questa cosa che era la parte animica, che poi vedeva tutto dall'alto e vedeva questi strani signori che facevano delle cose strane. Allora c'era una frequenza, allora l'idea di comprendere questa frequenza ci avrebbe permesso di trovare una controfrequenza per cui la parte animica non si staccava più. La mia idea era meccanicistica, era questa. E un giorno un soggetto in ipnosi descrive, te lo dico, il soggetto in ipnosi mi legge nella testa, quindi io manco gli faccio la domanda, ma il soggetto in ipnosi mi dice: io lo so che tu stai cercando dei numeri, quelle frequenze che tu cerchi sono le seguenti, e mi date i numeri, ma di là dei numeri che io non ho mai visto in vita mia, questi qui, 396, 417, 528, 936, 741, 852, me ne sbaglia uno, perché il 741 mi dice 147. Io vedo sti numeri, dico, ma che è stero? Ma fai vedere su internet a volte, no? E trovo che c'è un signore americano, un visionario, che durante una notte si è sognato sti numeri. E siccome gli americani sono strani, queste cose le raccontano e le scrivono, la New Age, sempre molto attenta a queste cose, prende questi numeri e dice: ma queste sono le frequenze dell'armonia dell'universo. Ti metti lì, ascolti la musica, che ne so, a 396 e diventi buono se sei cattivo. L'ascolti a 7401 Hz e se c'hai il mal di fegato guarisci. E tutte queste puttanate qui. E io, che strano poi, un numero non mi tornava. Ma come mai? Perché l'alieno è un po' stronzo, poi non ti dice tutta la verità, no? Va bene, guardo questi numeri e comincio a capire che questi numeri sono legati a una struttura A6, struttura A6, che è la esafala, cioè la stella a sei punte. Che strano. Era proprio il pettorale del biondo a sei dita, dell'alieno che aveva questo medaglione al collo che veniva, secondo le descrizioni degli addotti, a prendersi gli addotti e portarseli via per farci delle cose. Che strano. Nasce tutta questa cosa qui dall'anello di Salomone, perché l'anello di Salomone sarà quel simbolo che darà origine alla doppia stella, che peraltro è, oh che strano, ma sarà un caso, il segno dei due triangoli, della parte animica e della parte spirituale sovrapposti tra di loro, ma sarà tutta una finta. Nel frattempo c'è un signore che si chiama Emoto. Eccolo qui. Che fa sto Emoto? Emoto è un giapponese, non è uno scienziato, non è un fisico, non è nessuno del mondo scientifico. Era sì. Che fa? Studia, ha scoperto una cosa fondamentale. Ha capito che se irradia con queste frequenze, guardate che sono le stesse frequenze dei numerini che vi ho fatto vedere prima, l'acqua e la ghiaccia,
il cristallo di ghiaccio assume forme differenti, e lui ne sviluppa tutta una teoria per cui dice ci sono delle frequenze che fanno certe cose, delle frequenze che influenzano la materia in un altro modo. Molto newegianamente parlando dice che ci sono delle frequenze buone, delle frequenze cattive, ancora lì un discorso duale. La cosa interessante è che quando Emoto, che è un artista sostanzialmente, ghiaccia, solidifica l'acqua irraggiata con questa cosa, lui fa una cosa fondamentale: fotografa l'informazione, perché l'informazione è quella cosa che a noi ci interessa. L'onda sonora è un'onda vera che esiste e che ha una forma precisa. L'onda che ha questa forma precisa ha un contenuto entropico e l'entropia rappresenta una informazione. Quindi cosa fa? È come se potesse fotografare, bloccando i cristalli di ghiaccio in una forma, quel tipo di informazione. L'unica cosa che è interessante è che si vede che qui ci sono situazioni di natura frattalica. Non solo, ma sono tutti esagonali. Ecco dov'è la cosa interessante di Emoto, no tutto il resto che viene raccontato e quello non ci importa. Che strano! Ma perché esagonali? Esagonali come questa! Che strano, no? Ovviamente la New Age si impadronisce di tutta questa cosa e dice: queste sono le frequenze vere, quelle che si suonavano una volta, quando le scale musicali erano incontaminate da chi aveva voluto forzatamente cambiare la frequenza. Sapete che oggi si usa una frequenza che non è quella originale di 432 Hz, ma qualcuno, i potenti, hanno voluto in qualche modo a un certo punto cambiare queste frequenze e far suonare gli strumenti musicali a frequenze diverse, forse perché quelle frequenze che c'erano prima aiutavano l'uomo a comprendere, e siccome i nostri governanti non vogliono che noi si capisca, hanno cambiato le frequenze della musica. E le frequenze della musica che nascono con le sei note do, re, mi, fa, sol, la, fine, il si viene dopo, nascono da in questo pezzo, questo brano, in cui le iniziali della cantata vocale erano le iniziali delle note. Ut, poi diventerà do, poi c'è, vedete, il re, il mi, il fa, il sol, il la. Fine. Sei sono le note originali, non sette. Che strano. Sei. Come sei numeri qua. Che strano. Cosa dice la New Age? La New Age dice che a 396 c'era il do vero e che quindi questi antichi cantavano con quel do lì. Ecco, questo se lo sono inventato, perché non c'è nessuno che ha registrato nel 1300 come cavolo cantavano sti qui. Quindi questa è una pura follia. Però è interessante notare che c'è una simmetria esagonale su questi numeri, che è la cosa importante. Ovviamente, ancora New Age, Aum, A-U-M, il suono dell'anima, della mente e dello spirito. E questi sono simboli che in diverse culture fanno vedere come questo suono che rappresenta l'uomo, tre suoni diversi. E io pensavo, ma vuoi vedere che questi tre suoni diversi sono la rappresentazione dell'unicità dell'essere umano, cioè la frequenza di anima, di mente e di spirito, che erano poi le cose che io stavo cercando di riprodurre in laboratorio. I tre monti sono ancora una volta i tre mondi del mandala tibetano. Il mandala tibetano è una cosa fatta così, e qui ci sono tre montagnette sotto. Sono le stesse tre cose che stanno alla base dell'albero della vita, tre radici. Anche gli indiani Hopi fanno l'albero della vita con tre radici. Quindi è il simbolismo che è dentro di noi. Perché ci dovevamo chiedere ancora una volta, tutti hanno lo stesso simbolismo per rappresentare cose che potrebbero essere culturalmente diverse? Perché? Forse perché noi siamo i creatori dell'universo e inconsapevolmente dentro di noi sappiamo perfettamente come è stato fatto l'universo? E allora mi sono detto, sai cosa si fa ora? Ora si costruisce un modello su queste cose qui.
Prendiamo l'universo. Ci sono solo tre cose nell'universo. Un'energia, asse verticale. Uno spazio, asse orizzontale. E un tempo, asse che va avanti e indietro. Con questo sistema io divido l'universo in 8 ottanti. In questi 8 ottanti noi ne abitiamo uno. Abitiamo quell'universo che ha, per convenzione, uno spazio positivo, un tempo positivo, perché da noi non si torna indietro nel tempo, e un'energia negativa per convenzione, perché da noi l'energia è negativa per convenzione, perché le cose pesano. E quando te metti una pallina pesante sul domopack, si piega il domopack, non è che sale. Quindi noi ci confinavamo in qualche modo in questo cubone, in questo cubone qui, e mi sono divertito a mettere dei numeri che avrebbero dovuto seguire due cose. I numeri famosi, strani, 396 eccetera eccetera, e i colori, perché questi numeri erano anche in qualche modo legati a quelli che sono i 6 colori fondamentali. L'essere umano, il cervello umano, vede l'universo da un punto di vista geometrico. L'avanti, il dietro, il destra e il sinistra lo vede come colori nella testa. Ne veniva fuori questo accoppiamento di cose. E lì si capiva come il 396, che rappresenta il colore magenta, e quindi ha la frequenza più corta, 396, perché il colore magenta è alto di frequenza, veniva seguito dal numero 417. In questi numeri non c'è lo zero, non c'è mai lo zero. Ma perché non c'è mai lo zero? Io notavo. Non c'è mai lo zero perché c'è una sola attivazione, perché non c'è mai lo zero. Non c'è mai lo zero perché lo zero non conta in questo contesto. Tolgo lo zero non conta, e scopro che c'è un algoritmo che corregga tutti i numeri. 396, devi aumentare di 1, il 3 diventa 4, il 9 diventa 1 perché lo 0 non c'è, e il 6 diventa 7. Il 417 diventa 528, il 528 diventa 639, 741, 852, e mi rendo conto che il 396 sta dalla parte opposta del 639, sarà un caso. Il 417 sta dalla parte opposta del 741, il 528, 852. Ma che strano. Ma non sarà che questi numeri non sono importanti come numeri, ma i numeri sono importanti per le cifre che li compongono. 396, il numero 396 va bene, ma se il numero 396 fossero 3 vettori, il vettore 3, che ha la direzione 3, che è lungo 3 e si chiama 3, allora, se così fosse, la somma dei 3 vettori, 3, 9 e 6, produce un vettore che è l'immagine speculare del vettore di sotto. Non solo sopra avevamo il colore magenta, ma sotto avevamo il colore verde, che è l'opposto in vettori. Non solo qui avevamo il colore rosso, 8, 5, 2, ma di qua avevamo il colore ciano, che è l'opposto del colore rosso. Non solo avevamo qui il blu, 417, ma dall'altra parte avevamo il giallo, che è l'opposto del blu. Quindi i colori erano vettori opposti, i numeri, se erano vettori, davano l'idea di un vettore opposto. Ecco, questo modellino qui spiega l'universo, tutto quello che la fisica conosce oggi e che non riesce a comprendere, anche quello che non riesce a comprendere, c'è scritto qui dentro e viene fuori da qui. Si tratta solo di farvelo vedere. Guardate, per esempio, questi numeri sono esattamente i valori, ora non vi voglio far perdere tempo con i numeri, però sono i valori dell'asse, dell'energia, dello spazio e del tempo. Noterete che la somma degli assi di spazio e del tempo e dell'energia dà sempre 0. La somma degli assi spazio-tempo è da sempre 0. È come, cioè, se quella cosa lì fosse nata dal niente e la somma di tutto il niente fosse sempre niente. Beh, se l'universo è nato dal niente, non gli è costato niente farlo. Se io metto insieme la struttura di questa cosa qui, da un punto di vista geometrico, mi accorgo
mettendo, graficando su un grafico tridimensionale, allora ci vedevo bene, mi piaceva fare le cose tridimensionali, scopro che ci sono, vedete qui, questa figura qui, gli assi dell'energia sono due a due in parallelo. Se voi guardate da dove siamo partiti, scoprite, assi dell'energia, che c'è l'asse 7 e l'asse 4 che valgono meno 2, 4, 3. L'asse 6 e l'asse 2 che vale 2, 5, 6, 7. E l'altro asse, il 5, e l'altro che rimane, che è il 3, che valgono meno 324. Cioè 2 a 2 gli assi sono uguali. Che mi permette di fare questo disegnino, che mi permette di dire che la posizione di questi assi è identica a quella dei livelli energetici della Cabala ebraica, che è identica a quella di dove sono posizionate i chakra nella vera storica posizione dei chakra. Uno in alto, divisione, due, altri due sotto e altri due sotto. Come dice la Madame Blavatsky, quello strano, come si dice, testo che si chiama Le stanze di Zian, dove dice: dall'uno nasce il 3, e poi il 5, e poi il 7. Proprio come si vede qui, 1, 3, 5, 7 situazioni diverse. Ma sarà un caso. Metto sul grafico tridimensionale questa cosa, l'universo viene fatto così. Beh, questa cosa qui però la troviamo. Nei crop circle ormai c'è scritto tutto, c'è tutto. Tutto è il contrario di tutto, ma soprattutto nell'esoterismo di varia natura. Per esempio nella Kabbalah, nella Merkabah, dove l'essere umano è rappresentato come tre... come si dice, tetraedri. Il primo che sta al centro, che rappresenta la mente, fermo. Gli altri due, che sono, che uno gira in senso orario, l'altro in senso antiorario, che sono uno lo spirito e l'altro l'anima. Ancora una volta tre frequenze. Non solo si può fare questo discorso, ma si può calcolare allora le frequenze. Calcoliamo un po' queste frequenze. Per esempio, sull'asse dell'energia viene fuori un numero, fidatevi, che è 11 e 25, sull'asse del tempo 8 e 12, sull'asse dello spazio 9 e 64. Queste sono le frequenze dell'energia, del tempo e dello spazio, cioè della parte animica, della parte energetica, cioè mentale, della parte animica 8 e 13 circa e della parte spirituale 9 e 60 e 8. Chissà cosa viene fuori da questi numeri, no? Facciamo qua delle prove e ci rendevamo conto che l'universo assumeva una struttura frattalica. Come è fatto l'universo? Se l'universo è nato come dice il mito, l'universo nasce da un'unica cosa che si divide in due cose. Oh, e c'è scritto nel mito, non è colpa mia. E questa cosa che cos'è? Questa cosa è una struttura con tre assi. Di queste strutture con tre assi ce ne sono due che sembrano quasi uguali. Si differenziano per l'asse dell'energia, perché uno c'ha il colore magenta verde e l'altro c'ha il colore verde magenta. L'unica differenza è quella. Uno è la rappresentazione della fisica quantistica del fotone, l'altro è la rappresentazione nella fisica quantistica dell'antifotone. Quando te metti insieme un fotone e un antifotone, i colori e gli anticolori si ammazzano tra di loro e non c'è più niente, non vedi niente, non c'è nulla. Dal nulla, in un mondo di particelle, in un mare di particelle virtuali, nasce questa cosa che è la somma delle due particelle che io ho chiamato Evideon. Evideon perché è evidente, è l'evidenza che si rende manifesta, perché se la manifestazione non si vede, non è evidente. Il fotone e l'antifotone si dividono in due e da quel momento nasce il mondo di Shiva e il mondo di Vishnu, che danno origine solo a una cosa. Cosa c'è scritto nel mito? Mito ebraico. L'universo, cioè la coscienza, ha creato la luce e dopo l'ha divisa. Ed è nata la dualità. Lo dice la tradizione ebraica, usa il termine tradotto in italiano dualità.
Ma questa dualità allora prevede una cosa fondamentale, che non ci sia altro, e che tutto è fatto di luce. Ma guarda un po', lo si diceva anche prima, ma cerchiamo di farlo capire bene con la quantistica, con la fisica, con la realtà, con la misura. In qualche modo tutto è fatto di luce, cioè tutto è fatto di fotoni e di antifotoni, tutto, tutto. Non esiste nessun'altra manifestazione se non la luce. Quindi tutto è fatto con pezzettini e mattoncini che sono la stessa cosa sempre. Quindi l'universo è frattalico, è una gabbia, fatta così, fatta di tante gabbiettine, una matrice di punti di luce, quella lì in basso, tanti puntini che a secondo di quando si accendono e quando si spengono ti danno a te l'idea che questa sia una sala con delle persone. Ma in realtà non si muove niente nell'universo virtuale. Già Coslin, già Pribram avevano detto che il cervello è un lettore di ologrammi e ti fa vedere una realtà virtuale che non esiste. Ce l'avete presente quelle scritte che corrono su un pannello? No, queste non corre niente, non si muove nulla. Si accendono e si spengono dei fotoni. Così quando noi ci muoviamo, in realtà, ci muoviamo attraverso la matrice, in qualche modo io non mi sto muovendo, io sto spegnendo i miei fotoni dietro e li sto accendendo davanti. E che cos'è che fa questo in un solido, in una matrice, in un cubo fatto solo di fotoni? La mia coscienza, che decide di accendere e di spegnere i pixel della realtà virtuale. Non c'è altro. E noi siamo un cubo, perché ci sono altri 7 o 80 in cui ci sono dentro altre cose, in cui lo spazio non è magari positivo ma è negativo, in cui l'energia non è negativa ma positiva e così via. Ci sono 7 possibilità. Questa è la matrice di punti di luce, questo è l'universo, è un intreccio di fotoni accesi o spenti. E quanti livelli ci abbiamo? 1, 2, 3, 4 livelli. Ognuno di questi 4 livelli è fatto di 8 ottanti, dei cuboni fatti così, io l'ho messi uno dietro l'altro, ma in realtà stanno uno dentro l'altro. Noi stiamo qui dentro, dentro questo cubone qui. L'alieno, per esempio, non solo viene da alcuni, non da tutti, perché se non ci può venire per problemi di simmetria, altri cubi, ma viene anche da altri livelli, quindi da altri cubi, per esempio questo. Non solo dagli stessi cubi copresenti, vicinali, perché ci vuole almeno una faccia, che sia uno spazio-tempo, un tempo-energia, tra il nostro cubo e l'altro cubo da dove viene l'alieno a romperti le palle, perché sennò non ci può venire qui, per problemi di simmetria. Però può venire da altri cubi che rappresentano gli altri livelli energetici. Questo è un po' l'aspetto che veniva fuori anche dalle adduzioni. E poi abbiamo fatto un'altra cosa, perché ci sono i fanatici delle frequenze. Allora noi abbiamo fatto una cosa, abbiamo descritto uno spazio dei suoni, non più con i numeri che rappresentavano frequenze di colori, ma che rappresentavano frequenze di suoni, con la stessa tecnica, dicendo l'orecchio non vede dal blu al rosso, l'orecchio sente da 20 Hz a 20 terahertz. Mi fai dividere queste cose in 8 parti? Mi ci fai con i logaritmi, perché non è lineare, l'orecchio è una molla. Il timpano è KX due punti, direbbe un fisico, cioè dipende, è una molla. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lo sforzo che io faccio per questa molla, per fargli captare un suono, è una cosa logaritmica. Quindi stabiliamo una scala logaritmica e vengono fuori dei valori, che sono questi. No, è noto anche qui delle cose veramente incredibili. Guardate che ci sono solo 2 numeri sostanzialmente. L'1124, che diventa sull'altro asse 11247, che diventa sull'altro asse 112. Sono gli stessi numeri, cambia solo la posizione della virgola. E dall'altra parte lo stesso. 3557, 356, 67, 3556, 74.
con le opportune approssimazioni, sono gli stessi numeri. Non solo, ma se io divido il numero in alto diviso il numero in basso, oppure il numero a destra diviso il numero a sinistra, oppure il numero davanti diviso il numero di dietro, viene sempre lo stesso numero. Non solo, ma facendo il quadrato di tutti i numeri, qualsiasi essi siano, viene sempre lo stesso numero, cambia solo la posizione della virgola. Cioè avevamo ottenuto un frattale, dove quello che era importante non era il numero, ma la posizione delle cifre, che rappresentavano vettori sempre gli stessi. Che strano! Questa è la tabella dei calcoli, di cui a voi sicuramente non ve ne frega niente, però ovviamente le trovate su alcuni lavori che io ho già scritto dappertutto, quindi ci sono numeri che esistono. La civiltà norreica, il popolo del nord, Odino, che costruisce l'universo di Odino, uguale a Livideon, cioè questo, identico, dove ci sono i mondi che hanno la stessa identica posizione delle sfere colorate attorno a quello che è la struttura delle video. Non solo, ma se io lo faccio vedere in quest'altro modo, si scopre chiaramente che i diversi mondi della civiltà norreica altro non sono che rappresentati in un modo molto simile le sefirot della cabala ebraica. Che strano, anche in questo mondo la geometria del mito era rispettata. Gli ebrei, Sefer Yetzirah. Nel Sefer Yetzirah c'è scritto: ogni uomo è un universo e ogni universo è un cubo. Un cubo fatto così, 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 così. Levideon. Il Sefer Yetzirah, il babbo di Abramo. Aveva studiato il babbo di Abramo. Non solo, ma guardate una cosa interessante. Le diverse posizioni degli assi, con tre frecce, perché ci sono solo tre evidenze, sapete cosa c'è scritto nella Merkabah ebraica? C'è scritto: l'universo è stato creato dalla coscienza e l'universo ha sei dimensioni, avanti, dietro, destra, sinistra, alto, basso, uguale. E in questa situazione noi vediamo che l'asse dell'energia viene identificato con il nome esistenza. Lo sapete perché? Perché la cosmologia moderna dice che il piano spazio-temporale, quello piatto, è fisso, è bloccato, non si muove, ma l'ologramma che ne viene fuori viene estruso perché l'asse dell'energia cambia di dimensione. Quindi l'esistenza, come noi la vediamo, esiste solo perché l'asse dell'esistenza, dell'energia, si muove e vibra. E l'unica cosa che si muove è questa, l'energia. L'esperienza è l'asse dello spazio. Se io voglio fare l'esperienza di te vado avanti, se io non voglio fare l'esperienza di te vado indietro. E poi c'è l'asse del tempo, che è la vita, lo scorrere della vita, life, l'hanno messo sull'asse del tempo. Questi studiosi hanno studiato quindi la cabala ebraica, il mondo ebraico, e ne hanno stabilito una struttura geometrica come le video. Guardate questa cosa che vi volevo far notare. Guardate dove è stato messo il futuro e guardate dove è stato messo il passato. In realtà, nel mondo delle Videon, nostro, occidentale, di qua c'è il passato e di qua c'è il futuro. Il nostro cervello, in automatico, legge l'universo così. L'anno scorso, chissà cosa farò domani, e te ti giri automaticamente muovendo il tuo corpo in quella direzione. Ma perché gli ebrei va il contrario? Allora, guardate che noi, dentro di noi, abbiamo una struttura evideonica che non solo è legata a come sono fatti i fotoni, non solo è legata all'universo virtuale, ma è l'unica cosa che c'è. Quindi, siccome l'universo è un frattale, dentro di noi, noi siamo degli evideon e ci muoviamo con la stessa chiave di lettura. Ma perché allora gli ebrei hanno un'idea diversa della destra e della sinistra? L'avete visto come scrivono gli ebrei? Gli ebrei scrivono al contrario, cioè mentre noi andiamo dal passato verso il futuro, da un punto di vista grafologico e grafometrico, l'ebreo vuole tornare allo splendore del passato, cioè è una civiltà, come l'araba del resto,
grafologicamente parlando, che vuole tornare indietro nel tempo, non vuole andare avanti. Non è progressista, diremmo noi, in modo forse non corretto. E non, quindi il maschile e il femminile, la destra e la sinistra, li pospongono. Questo si vede benissimo, per esempio, nel mito visto da un punto di vista dell'albero della vita. Guardate, l'alchimista che fa l'albero della vita ci mette due triangoli che sono, guarda caso, lo spirito e l'anima. Ci mette il maschile e il femminile. Il femminile è sotto la luna, Lilith, la luna, e il sole che è la parte maschile. Ci sono delle stelle che hanno la stessa posizione dei chakra, la stessa posizione dei colori delle video, la stessa posizione su tre piani diversi, al centro una e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notate che la femmina sta da una parte, il maschio sta dall'altra parte, e c'è questa struttura conica che è molto importante per la fisica. Guardate, perché ora la ritroveremo. Quando si va in bagno, la femminuccia sta da questa parte e il maschietto sta dall'altra, nello stesso modo come si vedeva qui, nell'albero della vita. È un caso? No. Ma quando te vai a vedere come è fatto il cervello, scopri che c'è un lobo destro e un lobo sinistro che hanno la stessa struttura geometrica. Quindi la destra e la sinistra sono sostanzialmente visti dall'essere umano in un modo evideonico, come il passato e il futuro, sull'asse dell'orecchio, cioè del suono, del tempo, perché questo è invece l'asse della visione, e quindi è l'asse del maschile, è l'asse dello spazio. E questo è l'asse dell'androgino, è l'asse dell'energia ed è l'asse del cenestesico, quello che sente l'universo attraverso le sensazioni. Tutte le volte che la cultura diventa ebraica, la femmina sta dall'altra parte. In alcuni casi, la femmina sta dalla parte sbagliata, perché si scopre che il pittore che ha disegnato quel quadro era mancino. Cosa significa questo? Che dentro di noi ci abbiamo il frattale delle video. La nostra cultura cosa ci dice sulle video? La Divina Commedia. La Divina Commedia è fatta così, cioè il cono del dell'inferno e il cono del purgatorio, che non a caso hanno sette livelli. E questi sette livelli sono legati a, eccoli qua, tre parti, vedi? La prima, la seconda parte, la terza parte. E nel mezzo c'è il paradiso, la coscienza, la sferetta centrale. Eccolo qui. Questa è l'Evideon, è la somma di un Evideon nascente, di un fotone e di un antifotone, con le proprie pallettine e i propri colori. Questo è un leptone. Sapete che cos'è un leptone? Beh, un elettrone, per esempio. I leptoni sono sei. Sono elettroni, neutrini e di tutto. Sono sei tipi. E come funziona la materia? Visto che è tutto fatto con queste cose, costruiamo la materia con i fotoni. Fotoni e antifotoni. E così scopriamo che i leptoni sono costruiti da una unione a due interazioni colore, queste che stanno nel mezzo, dove il colore di uno si è unito all'anticolore dell'altro. In questo contesto il leptone è fatto di un fotone e di un antifotone. Sapete quanti leptoni ci sono? Quanti tipi di leptoni? Sei. Sapete quanti... E sei antileptoni. Quanti tipi di leptoni ci sono con questo sistema? Sei. Ah vabbè, sarà un caso. Vogliamo parlare dello spin. Lo spin dell'elettrone. L'elettrone ha spin più un mezzo e meno un mezzo. Che cos'è lo spin? Non lo sa nessuno. Qualcuno pensa che sia un livello di energia, qualcuno pensa che sia l'elettrone che gira sul suo asse. Lo spin è solo una questione geometrica. Lo spin è dato semplicemente, nel mondo di Evideon, da il numero delle unità fotoniche. 2. Sotto. E sopra il numero delle unità fotoniche. Quanti fotoni ci sono qui? Ce n'è uno. Un mezzo. Quanti antifotoni ci sono qui? Uno.
meno un mezzo. Il meno serve per identificare l'antifotone. Vuoi fare questo giochino con una particella più complessa? Questi sono i fotoni e l'antifotone. Questo è un quark. Un quark? Dici, ma che fai? Spiego i quark ai bambini. Un quark è una cosa fatta di tre cose. Un fotone, nel mezzo c'è un antifotone e, sopra, e dopo c'è un altro fotone. Facciamolo sempre. Quanti quark ci sono? 6. E 6 antiquark. Quanti sono previsti da questo modello? 6. E 6 antiquark. Qual è lo spin del quark? Beh, facciamo la formuletta. Sotto ci mettiamo 3, che sono 3 unità fotoniche, sopra 2 fotoni, 2 terzi più, oppure meno un terzo, meno. O non è il numero degli spin che hanno veramente i quark. Te prendi queste particelle, le fai cozzare contro da loro sulla scrivania, e vengono fuori dei pezzi. O non sono gli stessi pezzi che vengono fuori al Large Hadron Collider? Solo che il Large Hadron Collider spende 27 milioni di dollari tutte le volte che fa uno di questi giochini. Io ci metto 5 secondi e vengono fuori gli stessi pezzi. Che strano! Questo è un gluone, un gluone. Un gluone fatto di due fotoni che sono appiccicati insieme. Gluone ha spin 1. Se è vero, ci sono due fotoni diviso 2. 2 diviso 2? 1. Facile. Così i bambini piccoli sanno che cos'è un quark, cos'è un fotone, che cos'è un gluone, e come si mettono insieme, e come è fatta la materia. Facile. Guarda questo. Questo è una interiezione a uno. C'è un solo colore che si sovrappone a un altro colore. Possono essere due fotoni, due antifotoni. Sapete quanti modi ci sono di collegare così, con una sola interazione colore? 144 modi. Sapete che cosa dice la New Age? La New Age più sfrenata dice: l'universo è un ologramma, ci sono 144 ologrammi base. Oh, la New Age dice le stesse cose che dice le video, che dice la fisica. Ganzo, da dove l'avrà presa quest'idea? Chi gliel'ha detto? L'angelo che viene dal piano di sopra e che ti dice come è fatto l'universo? No, ce l'hai te dentro questa informazione, perché sei te il creatore dell'universo. Te non lo sai, ma automaticamente tutte le volte che nel mito devi costruire un'idea di qualcosa, la costruisci, guarda caso, a immagine e somiglianza del te interno. E quindi nel mito, se te vai a vedere bene, c'è la realtà di tutto ciò che ti circonda. Come ti muovi te? Come muovi gli occhi? Gli occhi li muovi in alto, in basso, a destra e a sinistra e segui una cosa che si chiama VAK, visivo, auditivo, cinestesico. Il movimento degli occhi che muovono verso l'alto, verso il basso, verso destra e verso sinistra è legato ai movimenti dei muscoli oculari che corrispondono all'altra parte del cervello. Quindi quando te giri un occhio, lo tiri a sinistra, è perché i muscoli di destra sono entrati in funzione, quindi dipende dal lobo di sinistra. Quelli sono gli stessi vettori delle video che ti permettono di capire a questo punto come tu muovi gli occhi a secondo che tu sia visivo, auditivo o cinestesico, cioè sia maschile, femminile o androgeno, che tu abbia come canale di entrata un canale di spazio, di tempo o di energia. E è come se tu avessi nel cervello le video, che nasce da dentro la coscienza nel mezzo della ghiandola pineale o giù di lì. Per cui tutto quello che è una manifestazione dell'universo è una manifestazione di tipo evideonico. Una sola chiave di lettura per spiegare tutto. Che ne so, il bioritmo. Dico il bioritmo perché si pensa che il bioritmo sia una puttanata. Il bioritmo ci hanno studiato delle persone serie e da un punto di vista statistico hanno compreso come ci sono tre tipi di frequenza che riguardano, guarda caso, tre cose che noi possiamo identificare come un corpo, una mente e uno spirito, che poi tu l'abbia chiamato in qualche altro modo, ma guarda che inconsapevolmente te fai un disegno verde, rosso e blu, proprio con gli stessi colori che il tuo inconscio affibbia all'anima, alla mente e allo spirito quando li vedi nelle tue simulazioni mentali. Vediamo un po' se ci dà numericamente dei dati. Il bioritmo è basato sul circolo della Luna, sul giro della Luna. La Luna ripresenta la stessa faccia ogni 270 gradi. Se io divido 270 gradi per le frequenze di 8 e 13, che era la frequenza animica, ottengo un ciclo di 33, guarda caso, giorni. Se io la divido per 9,63, ottengo 28 giorni.
963 è la frequenza di spirito. Che strano! 11,25, un ciclo di esattamente 24 giorni. Che strano! Ma non erano 23. Tutte le volte che vai a vedere l'asse dell'energia c'è qualcosa che non torna. Fatene mente locale, perché qui c'è qualcosa che bisogna rivedere. Perché? Perché? Perché va capito. Però anche in questa manifestazione si vede come tutto quello che facciamo è il movimento. Io parlo con un tizio e se siamo tutti e due visivi abbiamo come canale preferenziale il canale dello spazio. Quindi il nostro movimento del corpo andrà avanti e indietro comunicando inconsapevolmente all'altro. Il 97% della comunicazione è non orale, ma è una metacomunicazione delle cose. Se io parlo con un auditivo, l'auditivo mi si metterà di fianco e mi dirà, e io mi incazzerò perché gli dirò la famosa frase: perché non mi guardi in faccia quando parlo? Perché quell'altro ti ha messo l'orecchio davanti, perché è auditivo, e quindi tu vedi che sei regolato sempre dallo stesso tipo di chiavi di lettura, ma se non le conosci non te fai capire all'altro. Così quando io scrivo la capoccetta la giro e quindi l'asse che è questo dello spazio si piega in questo modo e l'asse dell'energia invece va avanti così. Ebbene, la grafologia, che si basa poi sulla croce degli spazi di Pulfer, divide il foglio in quattro parti, destra, sinistra, alto, basso, interpreta esattamente con i canoni di questo modello tutto l'universo. Quindi, a maggior ragione, questo modello ha una identità di possibilità di interpretazioni incredibili. Nel mito c'è scritto tutto. Quindi, una parte animica, una parte mentale, una parte spirituale, sono tre gruppi di vettori, li vedete, in cui c'è sempre un vettore spento. I vettori, la parte animica compare blu sovente perché ha un vettore di spazio, color rosso, che viene recepito inconsciamente come il rosso, un vettore verde, che è l'energia, concepito di colore verde, e un vettore blu, che non esiste, perché la parte animica ha l'asse del tempo, che non c'è, non lo vede, perché vede tutto il tempo in un colpo solo, che dovrebbe essere blu. Quindi, un'anima prende le informazioni dall'universo, informazioni spaziali, rosso, informazioni verdi, energetiche, e quindi emette nel blu, perché il blu non lo piglia, il blu lo riflette, così la parte mentale, così la parte spirituale. Quindi tu fai questo test, ti immagini tre sfere che sono la tua mente, la tua anima e il tuo spirito e vedi di che colore ti vengono e te capisci immediatamente che tipo di malattia, tra virgolette, c'hai, oppure che tipo di interazione hai. Perché se l'alieno è dentro di te, si aggancia a una di queste sfere e te le fa vibrare in un modo diverso e te lo vedi. E in questo contesto che cosa si vede? Si vede che se io metto insieme o cerco di mettere insieme storicamente tre assi, più tre assi, più tre assi, ognuno delle triplette ha un asse trasparente, viene fuori questo segno, dove il giallo praticamente è l'asse trasparente che io ho messo lo stesso. Ma questo è il Triskel. Il Triskel è un segno antico dove i tre aggeggini, i tre pezzi, vengono rappresentati evidentemente dalle tre realtà dell'universo virtuale. Spazio, tempo, energia? Presente, passato e futuro? Anima, mente, spirito? E nasce questo, che è il vero e proprio Triskel, il segno del Jolly, la cultura norreica, se vogliamo, dell'Inghilterra del Nord, ancora meglio. Quando togliamo i baffetti, cioè togliamo i gialli, cioè togliamo gli assi trasparenti, ecco che compare il segno del fiore di loto. Il fiore di loto era la rappresentazione della vita, perché il fiore di loto rappresenta tre cose di cui siamo fatti. E potete notare subito che da un punto di vista di fisica e di geometria, il fiore della vita è un nastro di Möbius. Fate mente locale. Questa cosa strana, i quadretti gialli sono fotoni, i quadretti neri sono antifotoni e i rettangoloni gialli sono gluoni.
questo è un neutrone. Guarda come la struttura del neutrone è fatta a tre. Ok, è fatto a tre. Voi forse non lo sapete, ma ve lo dico io. Un elettrone può vivere da solo. Un quark non può vivere da solo, ce ne vogliono almeno due. La fisica non lo sa perché, te lo dico io perché. Perché un quark è fatto di due fotoni e di un antifotone, quindi è asimmetrico. Se invece ci sono due quark che vivono insieme, ci sono quattro fotoni e due antifotoni. Allora sì, c'è un piano di simmetria. Tutte le volte che in queste particelle subatomiche non c'è il piano di simmetria, la particella, in questo caso il quark, non può stare da solo. Quindi quando andate a vedere nei libri di fisica, scoprite che invece di fare un urto tra una cosa e un'altra cosa, sei costretto a fare l'urto tra due cose e altre due cose, perché sennò non ti vengono i numeri. Che strano, no? Beh, qui c'è scritto, i gluoni sono 8, quanti volete che siano? Sono 8 perché ci sono 8 ottanti, ci sono solo 8 modi di mettere due cose appiccicate insieme. Cosa dice la fisica quantistica? I gluoni dovrebbero essere 9, ma sono 8, ma non so perché. E per capirlo devo fare una marea di calcoli incredibili, per cui mi faccio tornare i conti. Un bambino delle elementari lo vede con questo sistema che sono 8. Cultura giapponese, cultura cinese, I Ching. I Ching sono, come voi sapete, l'oracolo cinese ed è basato su trigrammi e digrammi. Gli studiosi hanno accoppiato ai trigrammi cinesi i colori, che sono gli stessi, gli identici colori delle Videon, con lo stesso errore fondamentale dell'arancione che non c'entra niente. Ma che cosa sono in realtà, da un punto di vista fisico, i segni dei trigrammi e dei digrammi? Il segno unito, il segno spezzato. Qualcuno ha messo in relazione il cubo dei colori, cioè i colori, il modo che i fisici hanno di descrivere i colori, con i Ching. E non solo questo può essere fatto, ma ci si può ragionare sopra tenendo presente che ogni colore corrisponde a un numero binario, fatto di zeri e di uni. E i colori dei numeri binari che un computer qualsiasi fa sono tre. Per esempio 000 e 111 corrispondono al nero e al bianco, dove uno dei due colori rappresenta la barretta intera e l'altro colore la barretta spezzata. Allora guardate, si scopre immediatamente che i Ching in questo contesto sono solo degli interruttori acceso spento. Per esempio prendiamo questo colore qui. Le tre lineette sono, in ordine di energia, che si abbassa perché abbiamo detto che è così, rosso, verde, blu. Rosso, spento. Verde, spento. Blu, acceso. O una è blu, questo qui. Guardiamo un po' dall'altra parte cosa c'è. Dall'altra parte c'è l'immagine speculare di questo, quindi acceso, acceso, spento. Giallo. Acceso, acceso, spento, da un punto di vista di vettori, vuol dire giallo. È incredibile. Quindi, i Ching sono la rappresentazione delle Videon sotto forma di vettori acceso, spento. Ma siccome a questo punto i Ching sono stati appiccicati a tutto, per esempio, si può descrivere la struttura del DNA con i Ching. Un paio di ricercatori, biologi, hanno messo in relazione le doppiette dei Ching, cioè due segni grafici che sono questi nel mezzo, vedete, e ci sono solo quattro possibilità. Ognuna di queste quattro possibilità rappresenta una base purinica, guanina, uracile, adenina, citosile del RNA. Bene, mettendo insieme le combinazioni di questi digrammi e mettendone tre in serie, noi abbiamo le famose triplette del DNA, cioè quelle combinazioni che ci permettono di scegliere come istruzioni dal pool degli amminoacidi un amminoacido in particolare. In altre parole, è costruire un poliamminoacido. Beh, per esempio, uracile, uracile, uracile dà origine alla fenilalanina. Si costruisce il DNA con i Ching,
Ma allora a questo punto guardate com'è fatto il DNA. Il DNA si basa su una base di binaria, duale, yin e yang, che poi danno origine a quattro basi puriniche e pirimidiniche che poi danno origine al DNA. Buono, lo prendo come punto di come spunto di partenza. Ma allora queste strutture hanno a che fare con la parte animica, la parte mentale e la parte spirituale, che possono essere indicate come gruppo di vettori. Questo è, vedete, un insieme di tre Evideon, dove c'è solo un asse dell'energia, gli altri due sono spenti. Vedi? Uno acceso in alto, gli altri due spenti. Oppure quello acceso nel mezzo, e infatti l'asse dell'energia è nel mezzo. Oppure quello acceso in fondo, l'asse dell'energia è in fondo. E ottengo i tre colori fondamentali. Anima, mente e spirito potevano essere identificati come gruppi di vettori. E quindi si possono manipolare. Queste sono le ricostruzioni delle basi puriniche e pirimidiniche. Lo sapete che le basi puriniche e pirimidiniche si possono appiccicare tra di loro solamente due a due, mica tutte insieme. Ebbene, con la geometria colori qui succede la stessa cosa. E in parole povere, ecco come verrebbe al centro una struttura del DNA costruita con i fotoni, perché questi sono fotoni. L'universo è fatto come ci dice il mito. È incredibile questa cosa qui. Voi potete notare anche una cosa, che qui le pallette in alto e in basso dell'energia sono di colore esattamente opposte a quelle dell'altra parte. Questo che cosa vuol dire? Una cosa a cui la gente non pensa mai. Una delle due eliche del DNA sale, l'altra elica scende. È esattamente come la geometria evideonica ti fa vedere in questa cosa qui. Ma che ganzo, siamo riusciti a fare delle cose incredibili. Eh già, ed ecco che nel mito viene fuori che il DNA è l'albero della vita, è il doppio serpente del simbolo dei medici, che ne so, di tutto di più, ovviamente. E qui, se il DNA è fatto in questo modo, noi dobbiamo sapere esattamente come sono fatti i cromosomi. I cromosomi devono essere 21 o 22, ma perché sono 24? Non ha senso. Perché? Perché 3N più 1 è la formula generale degli archetipi fondamentali. Tutto è basato su questo numero. Se N è 7, 7 per 3 fa 21, più 1 fa 22, ma perché ci devono essere i sessi? Perché c'è il maschile e il femminile? Ma da dove vengono queste cose? Non lo sa nessuno e sul mito non torna. Lo chiediamo al mito perché sono fatte così. E il mito, arriva Platone e dice, porca puttana, sai cosa ha fatto Dio? Dio, cioè Giove. Giove era incazzato perché l'uomo era troppo potente. Era quell'essere fatto con due teste, quattro braccia e quattro gambe. Dice Mercurio, senti, me lo dividi in due, che sennò questo qui è troppo forte, troppo potente, non lo posso dominare, me lo dividi in due così, me lo dividi in due, il simbolo del paradiso terrestre. Arriva Dio e dice, ma quest'uomo qui si sente solo, te la do io la compagnia, ti stacco un pezzo. Ma come mi stacchi un pezzo? Allora è peggio, sono ancora più solo di prima. Quindi vedi che nell'interpretazione del mito c'è qualcosa che non va. Te non lo fare interpretare ai preti della Chiesa il mito, interpretalo te con la tua coscienza, che scopri che la Chiesa ti ha detto te lo interpreto io perché te sei ignorante. No, te lo interpreto io perché sennò te scopri com'è fatta la realtà dei fatti. Allora l'androgino sono, ricordatevi di dove siamo partiti, il primo disegnino, un maschio e una femmina, inconsapevoli di essere attaccati per la schiena, che non si guardano in faccia, che devono essere divisi, e si dividono e percorrono un percorso di acquisizione di consapevolezza. E siccome il tempo è circolare, come dice la fisica quantistica moderna, si ritrovano faccia a faccia alla fine del percorso con consapevolezza di sé. Ma in questo istante il mito dell'androgino ha dato posto e spazio all'ermafrodito. Chi è l'ermafrodito? L'ermafrodito non è un androgino, non è un maschio femmina che non sa di essere maschio e femmina e quindi è stato diviso dal Dio perché sennò te eri troppo cosciente di te. L'ermafrodito è Hermes che fa il bagno nell'acqua, la mente, e a un certo punto arriva questa bella
ragazzetta ninfa che gli salta subito addosso. E questo se la vuole togliere di torno, ma non riesce. E la ninfa chiede agli dèi di diventare una stessa cosa con lui. Gli dèi la accontentano e Hermes, che diventa Ermafrodito, esce dall'acqua sapendo di essere maschio e sapendo di essere femmina e dice, lancia il messaggio a tutti, tutti coloro che faranno questo percorso, cioè che si bagneranno in questo lago e che quindi faranno un processo mentale di questo tipo, diventeranno come me. Ma l'ermafrodito è la trasformazione del DNA. Qui c'è scritto come è fatto il DNA. Te lo dice il mito. Poi facciamo la pausa. Eccolo qua. Questo è un cromosoma doppio. Questo cromosoma doppio era tanto lungo all'inizio. E che cosa fa? Si aggancia, si arrotola a se stesso. Le due parti fanno un altro centromero, si chiamano centromeri questi due punti, questo e questo dove si appiccicano le due parti. Poi con una doppia operazione di crossing over, si chiama così, questi si staccano in due pezzi dando un cromosoma così e uno piccolino così. C'è scritto nel mito. E come? Non c'era un essere androgino che aveva quattro braccia e quattro gambe e due teste che è stato diviso in due? Oh, guarda, ma è proprio questo, è proprio questo, come due trapezisti che si staccano di mano. Il doppio crossing over permette di creare un cromosoma maschile e un cromosoma femminile. C'è scritto nel mito, io non ho detto nulla, c'è scritto nel mito. Però lavorando sul mito con la consapevolezza necessaria, te capisci dove puoi arrivare, dove la scienza non è arrivata, perché la scienza non lo sa, e ti chiedi, e poi facciamo la pausa, ma perché io queste cose ora mi sono così chiare? Perché te hai la consapevolezza di essere il tuo creatore, il creatore di te stesso, il creatore dell'universo, sei te. Quindi ti devi solo ricordare di queste cose. Una volta che te le sei ricordato, basta, sei te il creatore dell'universo. Cosa te ne frega degli alieni? Sciocchezze di alieni. Ci possiamo tornare sopra nella seconda parte. Grazie per ora. Grande. Allora, andiamo avanti. So che questo è un po' un tour de force, poi mi maliderete per il resto della mia vita. Allora, non lo so, vediamo. Sì, vai a riguardo. Allora, magari non sei. Crossino, abbiamo visto come nel mito ci abbiamo la possibilità di comprendere tutte le cose che non sappiamo. Eccoli qua, il poverino, il cromosomino piccolo, maschietto. Ecco perché non esiste il cromosoma YY, no? Dove attaccarsi? Mezza sega, direbbero i toscani, no? Invece quello femminile è bello grosso, eccetera, eccetera. E sono esattamente, vedete, i due pezzettini che noi vediamo qua. Nel mito c'è scritto come funziona e ovviamente lo possiamo sapere perché noi ne abbiamo consapevolezza, se no non lo vediamo. Nella biologia ci sono tutti gli elementi per capire come è fatto l'essere umano. Voi guardate per esempio come si uniscono le cellule. Le cellule si uniscono formando tutta quella che è la geometria delle vidion. Voi guardate gli eucarioti come si agganciano nel sangue, come si mettono tra di loro, esattamente le stesse geometrie che noi abbiamo negli assi dello spazio, del tempo e dell'energia, cioè geometria esagonale. La tabella periodica degli elementi, questo è un mostro. La tabella periodica degli elementi è come si mettono insieme gli elementi chimici e vedete che è totalmente disimmetrica, non c'è nessuna simmetria. Ma come mai gli elementi non hanno simmetria? In realtà questo simbolo, che è un simbolo della New Age, ci fa capire come un movimento a spirale di qualcosa nell'universo ci fa raggiungere la coscienza in qualche modo integrata, ci dà lo spunto perché in realtà le cose stanno proprio così.
Gli antichi, infatti, avevano l'idea, gli antichi ne sapevano molto di più di noi, che quel poco che sapevano sulla chimica era che questa era la tabella periodica degli elementi, dove guarda caso ci sono 7 livelli di energia, come i 7 numeri quantici. 7 numeri quantici che sono dall'1 al 7 dei numeri che, se te non introduci delle funzioni di Schrödinger, non c'hai come, non sai come sono fatti gli orbitali e come sono messi gli elettroni attorno a un nucleo. Guardate qua questa strana esoterica tabella degli elementi, la mente, l'1 è in alto e poi ci sono le divisioni. Qualcuno poi ha detto che si poteva trattare di una tabella periodica fatta a spirale, dove ovviamente gli elementi di un certo gruppo, per esempio i gas nobili, che stanno in fondo alla tabella periodica, potevano essere messi uno sotto l'altro in questo modo. Oh, e ci sono 7 avvitamenti, non so se l'avete notato, ma che strano, no? C'è sempre la stessa geometria, fino a che non arriva un giapponese che dice: no, la tabella periodica degli elementi, te lo dico io come è fatta, è un cono, vedete qui, è un cono simmetrico, dove una parte del cono, questa qui, non c'è niente, in questa parte qui non c'è niente, è vuota. E in realtà lui c'ha ragione, perché l'Evideon è questo. E l'Evideon, ve lo ricordate, avevo detto state attenti al cono, il cono che è la rappresentazione della Divina Commedia, e l'universo è piazzato su un cono che sta all'interno di questo Evideon, che è un Evideone grosso grosso, che è la rappresentazione dell'universo. Quindi gli elementi stanno su questa fascia, su queste fasce qui. E ovviamente noi che cosa vediamo sul piano spazio-temporale? Questo. La proiezione, l'ombra di questi elementi, che se messi così chiaramente sono a strisce un po' qua e un po' là. Invece così sulla superficie di questo cono. E perché il giapponese c'ha un pezzo di cono vuoto? Come noi, un pezzo di cono, dietro non c'è niente. Perché qui c'è la materia, dietro l'antimateria, qui la materia, dietro l'antimateria, e quindi quello che ci sta dietro a noi non ci interessa, noi vediamo solamente la parte di materia. E quindi in una tabella periodica degli elementi spazio-temporale, ecco che gli elementi la tabella diventa simmetrica, con esattamente 128 elementi. Quanti sono gli elementi della tabella periodica? Lo sapete che non lo sa nessuno. C'è qualcuno che pensa che siano 137, perché Planck dice che oltre 137 c'è un casino, perché gli elettroni girerebbero alla velocità più della velocità della luce. C'è qualcuno che pensa che ci siano 173. Ne hanno scoperti 116, 118. Diciamo che ora arriviamo fino a che noi ne prevediamo 128, dopodiché non ce n'è più, perché l'universo è fatto così. E questa è una tabella spazio-temporale, c'è l'asse dell'energia con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file, ma guarda che strano, e gli elementi sono in fila sotto uno all'altro, secondo le loro proprietà, ma a campana, come poverino l'esoterista dell'antichità diceva. Allora praticamente noi ci abbiamo il mondo della biologia, che si basa su due cose, yin e yang, che si mettono insieme e fanno tutto il DNA. Il mondo della chimica, che nello stesso contesto si mette insieme, al centro c'è due cose che sono l'idrogeno e l'elio, e c'è tutto il resto, tutto l'ambaradan. Andiamo a vedere la fisica. La fisica è un casino. La fisica, ci sono sempre 4 cose al secondo giro, vedete? Y, G, W, Z. E nel mezzo c'è una cosa, H. H, nisciuno e fesso. Che cos'è H? È il bosone di Higgs. Guardate che in una tabella dei principali costituenti della materia, il bosone di Higgs non ci sta nel mezzo, l'hanno messo a cazzo, laggiù. Questo vuol dire che non c'è una simmetria all'interno della tabella periodica degli elementi. Al posto di H, cioè del bosone di Higgs, ci dovrebbero essere due cose, qualunque esse siano. Lo sapete che cosa fa un bosone di Higgs quando si demolisce, quando si distrugge? Dà due fotoni. Ah, allora è fatto di due cose. Ah, ma allora il bosone di Higgs non esiste. Perché se è fatto di due cose, non c'è una sola cosa che è la particella di Dio. Non c'è la particella di Dio, se Dio vuole non c'è manco Dio. Vai.
questo è un sistema per far vedere come viene fuori il bosone di Higgs. Vedete, le particelle chiare, gialle, sono fotoni, le particelle nere sono antifotoni. Allora, un gluone e un antigluone sbattono contro un evideon, che è la particella bianca e nera, che si sta per dividere in fotone e antifotone, e formano due quark, cioè un quark e un antiquark, che sono questi qui. Un quark e un antiquark che insieme fanno un mesone. Il mesone è quello che i fisici pensano dia origine, guarda caso, Feynman, no? Dia origine a quello che poi sarà il bosone di Higgs. Questo mesone si rompe e fornisce un elettrone e un antielettrone, sostanzialmente, e poi qui, vedete, due pallette gialle, cioè due fotoni e due antifotoni. I due antifotoni non si vedono e quello che si vede sono due fotoni. Oh, guarda, viene fuori la stessa roba che nell'Large Hadron Collider. Che strano, è incredibile. Ecco, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà il bosone di Higgs non c'è, ma qui c'è un'altra cosa che a Large Hadron Collider non hanno visto: l'antifotone. Perché la materia e l'antimateria sono fatte di fotoni e di antifotoni. Non è che la materia è fatta di fotoni e l'antimateria è fatta di antifotoni. No, sono uno l'immagine speculare dell'altro, come dice il mito, ma nella materia ci sono anche antifotoni e nell'antimateria ci sono anche fotoni. Con questo contesto ti spieghi tutto quello che la fisica non ha spiegato. L'universo si basa sui numeri. I numeri sono facili. Il numero 1 dell'universo è la sezione aurea. Pi greco non conta una mazza. Perché uno potrebbe pensare, cavolo, pi greco, vedrai che è in funzione della sezione aurea. Ma la sezione aurea, se l'universo è fatto come un frattale, la sezione aurea la trovi dappertutto, anche nelle polpette che mangi domani mattina. Guardate come è fatto l'orecchio, guardate come è fatto l'orecchio interno. A secondo dell'altezza degli esseri umani, l'universo dobbiamo capire com'è fatto. Se è vero che nel mito c'è scritto che la coscienza si divide in due, la coscienza a un certo punto la possiamo immaginare come uno sferoide, questo sferoide qui, con tre assi: un asse dell'energia, uno dello spazio e uno del tempo. Quindi qui dentro ci sono nove dimensioni che noi per bellezza l'abbiamo fatte diventare tre. Dopodiché la coscienza si separa in due coscienze perché deve fare l'esperienza della separazione e in questo contesto nasce un toroide. Questo toroide ha come asse dell'energia l'asse verticale e lo spazio-tempo è la ciambellotta del toroide. E al centro si vede comunque la struttura evideonica. Vedi che questo toroide è ancora non si è separato totalmente. Al centro c'è una specie di vescicola che si sta sempre di più restringendo. Il toroide, infatti, parte dal basso, questo tipo di toroide qui, spindle, torus, poi ci sarà l'horn torus, corno, chissà perché lo chiamano così, e poi alla fine il toroide col buco nel mezzo, la ciambella. In realtà queste sono le situazioni dei cerchi, cioè le sezioni. Il cerchio, la sfera, si stacca il toroide piano piano, si arriva qui nel mezzo in cui il toroide universo ha solo un punto di contatto. A quel punto, pum, esplode il toroide che torna a essere sfera. Per fare questo, però, bisogna seguire un certo tipo di geometria. Perché si fa così? Perché nel mito c'è scritto che io sto facendo l'esperienza della separazione. Quindi, quando tutti i fotoni e gli antifotoni si saranno separati, quindi non ci sarà più una linea centrale in cui ci sono ancora gli evideon, ma i fotoni e gli antifotoni si sono staccati e vanno uno da una parte e uno dall'altra parte del toroide. E cosa succede dopo? Succede che l'universo acquisisce consapevolezza di sé e torna ad essere la sfera dell'inizio. Però c'è una bella differenza, perché ora hai consapevolezza di fotoni e di antifotoni separati. Prima avevi fotoni e antifotoni appiccicati insieme, quindi non eri cosciente. Sei diventato consapevole attraverso l'esperienza
della separazione, che ti fa capire che la separazione non esiste, che il duale non esiste, e che dopo che l'hai capito, hai anche capito che non era necessario fare l'esperienza. Questo succede in tutte le cose, frattalicamente parlando, che ci capitano nella vita di tutti i giorni. L'universo, se è un frattale, tutto ha forma toroidale, tutto. La galassia, le galassie, le fasce di Van Allen, questa è la galassia, guardate, è un torus. Gli orbitali molecolari, gli orbitali atomici, sono tutti toroidi, tutti. Le diverse galassie, una mela, come se il DNA si arrotola su se stesso. In basso vediamo come è fatto, secondo le modernissime idee, un protone o un deuterione. Deuterione è una cosa che ha un neutrone in più, ma insomma è un protone un po' più grasso, sostanzialmente. Sono toroidi. Toroidi dappertutto. E questi toroidi hanno una caratteristica, sovente, qualcosa come un cono, un raggio a forma di cono, li caratterizza. E questo cono è sempre lievemente piegato sull'asse della formazione del toroide, proprio come nelle Videon. Vedi anche qui sotto? Tutto l'universo fatto nello stesso modo. Addirittura polveri spaziali, tori di polveri, in qualche toro si chiama toro perché i latini avevano un cuscino che era fatto così e lo chiamavano torus. Non c'è niente a che fare col toro delle corna. Sì, certo. Allora, diamo i numeri, magari li giochiamo. Allora, l'invarianza della superficie universale. Noi dobbiamo sapere una cosa, che il toro è sostanzialmente questa superficie che si apre così, ma nell'aprirsi si deve rimpicciolire sempre, perché i due centri delle due circonferenze devono rimanere sempre alla stessa distanza. Questa è una condizione geometrica necessaria perché nell'aprirsi il toro mantenga sempre la stessa superficie. Quindi, prima sono una sfera, poi piano piano divento più piccolo, più piccolo, più piccolo, più piccolo e mi separo. Poi, perché la superficie deve essere sempre la stessa? Come mai la superficie deve essere sempre la stessa? Perché la superficie del toroide, secondo la fisica quantistica, come di qualsiasi oggetto, è legata, l'area quindi della superficie, all'entropia del sistema. Siccome l'entropia è legata alla coscienza del sistema, siccome la coscienza dell'universo è sempre la stessa, deve essere uguale anche l'entropia e quindi anche la superficie del toroide. Quindi se uno fa un paio di calcoli, si comprende subito che perché ciò accada, il rapporto tra pi greco e la radice quadrata della sezione aurea deve sempre dare 4, cioè 2 alla seconda. E perché proprio 2 alla seconda? Perché 2 alla seconda è una costante che ti dice che l'universo è duale, si basa tutto sul numero 2. Quindi noi possiamo calcolare l'area di questa superficie, che viene data da questa formuletta qua, per chi poi volesse andarsela a vedere, se la va a vedere sugli articoli che abbiamo fatto. Ma però si scopre una cosa interessante. Se è vero quello che abbiamo detto, allora questo è Levideon. Questo praticamente è una bipiramide, se volete, a base rettangolare. Bene, calcoliamo la superficie di questo Levideon. Siccome ci sono dei numeri precisi qui, non so se l'avete notati, io non ve li ho fatti notare, ma l'altezza dell'asse dell'energia è 243. La larghezza dell'asse dello spazio o del tempo, che sono uguali, perché spazio fratto tempo deve dare 1, e 1 è la velocità della luce in unità di massa atomica, quindi spazio e tempo sono sempre bloccati, perché la velocità della luce non si può cambiare, è l'asse dell'energia che cambia. Bene, questi assi sono lunghi 3, 2, 4, no 2, 4, 3, che strani numeri, sono vettori 3, 2, 4, 423, 432 Hertz. Questo è un numero strano. Vuoi vedere che se c'entra qualcosa? Così capiamo finalmente che cavolo è sto 432.
ve lo butto lì, facciamo i conti e scopriamo che c'è anche quello, scopriamo che ogni sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 facce, facendo la somma di queste facce viene esattamente moltiplicando, quindi tutto quello che bisogna fare per fare questa cosa, l'area viene 21 è un numero importante, perché è un numero archetipico. 21 sono le lettere dell'alfabeto ebraico, 21 sono gli aminoacidi, 21, capite a me, 21 sono il numero di accordi che la Korg riconosce quando suoni, 21 sono i sapori che il palato umano riconosce. Che strano, è per forza strano, c'è tutto Evideon lì, è tutto archetipico uguale. Ma questo prevede una cosa fondamentale, prevede che l'area di questo coso, di uno di questi triangoletti, sia esattamente uguale a 2,62, che è esattamente il valore dell'area di Planck. Cioè Planck ha stabilito che l'oggetto più piccolo dell'universo, lui ancora non lo sa che sta parlando di un fotone, ha area 2,62. Ed è esattamente l'area di questa cosa qui. Ma che strano, nei numeri delle video ci sono i numeri di Planck? Che strano, è incredibile. Eppure è così. Siccome c'è un altro signore che si chiama Hawkins, che ha stabilito l'area del toroide, questa cosa di qualsiasi cosa, ma nel nostro caso di un toroide, l'area del toroide che è 4 pi greco al... Grazie, ciao, a presto. Ciao. Ciao. L'area del toroide, qualsiasi essa sia nel suo sviluppo, a seconda che pi greco, che in questo momento vale 3,14, e la sezione aurea, che in questo momento, in questo istante, vale 1,618,033, e quindi pi greco al quadrato per la radice quadrata della sezione aurea è U4, preciso, come sempre, ebbene... L'area è sempre la stessa ed è 84. Siccome Hawkins dice che dividere l'area per 4 ti dà il valore dell'entropia, 84 diviso 4 o un fa 21. Ma che strano, nei lavori di fisica quantistica si ritrovano esattamente gli stessi errori pubblicati, gli stessi valori pubblicati che vengono fuori dalle video. Sostanzialmente noi abbiamo che l'energia di un sistema è uguale alla costante di Boltzmann per il logaritmo del numero degli stati. Cosa sono gli stati? Gli stati sono come te puoi essere. Se sei seduto e in piedi ci sono due possibilità, logaritmo di 2. Se sei solamente seduto, logaritmo di 1. E questo rappresenta il caos che ci può essere in un sistema, perché in più modi te puoi essere, più caotico è il sistema. Quindi l'entropia del sistema aumenta sempre, ma l'entropia non è legata al disordine, è legato all'ordine. Per questo c'è un segno meno davanti, perché è il meno ordine che la Chiesa Cattolica chiama disordine. Perché? Perché l'universo si sta raffreddando, l'universo si sta mettendo a posto, l'universo si sta equalizzando, quindi l'ordine sta aumentando. Non sta diminuendo. E perché si chiama disordine? Si chiama disordine perché a metà del 1800 i preti, quando gli scienziati hanno scoperto il secondo principio della termodinamica, hanno detto che l'entropia doveva essere una cosa negativa, perché la creazione dell'universo, che era la creazione di Dio, si andava morendo. È per questo che l'hanno chiamata disordine, ma in realtà è ordine, cioè la simmetria del sistema aumenta sempre. Se te c'hai un sacchetto di palline colorate, gialle da una parte, rosse da una parte, verdi da una parte, e le mescoli insieme, alla fine tiri fuori un sacchetto di palline a cazzo, una verde, una rossa, una gialla. Questo, secondo alcuni professori universitari, sarebbe il disordine. No, è l'ordine, perché il colore si è unificato e omogeneizzato in tutto l'universo. Quindi, anche quando ti insegnano queste cose, neanche all'università hanno capito che cos'è ordine, che cos'è simmetria. Quindi figuratevi, un povero studente che cosa poi ci capisce. E questo va detto. La simmetria delle video in relazione al concetto di entropia e di coscienza. Io ve l'ho detto,
la coscienza e l'entropia sono due misure sostanzialmente che vanno di pari passo. In realtà la coscienza è sempre, ha come valore zero, perché non aumenta mai, perché la coscienza è sempre la stessa. All'inizio la coscienza è, alla fine la coscienza è. Quello che cambia è la consapevolezza della coscienza, cioè se io non so di essere cosciente, ho la consapevolezza zero, la coscienza zero, perché l'invidio non è nato dal nulla. Quindi non c'era niente prima, siccome c'è la conservazione dell'energia, non ci può essere niente prima, niente nel mezzo, niente dopo. E infatti c'è sempre niente. Tutto è basato col niente, è fatto di niente. E tutto torna ad essere niente, ma alla fine torna ad essere niente sapendo che sei niente, e cioè sei anche il tutto. E questo è legato a una cosa che si chiama zero point energy. Allora l'universo è fatto di due parti. Una parte che è un sistema... chiuso, e l'altra parte che è un sistema chiuso, che si scambiano energia tra di loro. Tutto il sistema è un sistema isolato, dove l'energia rimane sempre la stessa. Quindi l'entropia è zero, perché parte nel nostro universo da meno infinito e va a zero, il valore massimo. Dall'altra parte parte da più infinito e va a zero. In qualsiasi istante la somma delle due parti da sempre zero. Oh, quindi non è che sta grande creazione, se fa un evidion e un antievidion che sono nati insieme e poi si rimettono insieme a costo zero, a costo zero. L'universo è un toroide, allora l'universo è un toroide, ma l'universo toroide c'ha un problema, che c'ha una superficie esterna e una superficie interna, e porca puttana, le superfici sono due e io so che l'universo è uno e che deve essere simmetrico. Come faccio a far trasformare un toroide in qualcosa che abbia una superficie sola? Allora mi rendo conto che le equazioni del toroide sono esattamente le stesse equazioni di un nastro di Möbius appiccicato, piatto. Nell'istante in cui il cerchio diventa una sogliola, io ho un nastro di Möbius. Il nastro di Möbius è quell'oggetto che ha un solo asse, un solo lato e una sola faccia. C'ho un altro problema. Non ha un piano di simmetria questa cosa, quindi ci sono due nastri di Möbius. Uno che è l'immagine speculare dell'altro. Ancora una volta ci avrei due simmetrie diverse. Non è così, nel mito non c'è scritto così. Ma infatti questo nastro di Möbius qui c'ha un buco nel mezzo e... il nastro di Möbius corrispondente a quel torus che ha il buco nel mezzo. Bisogna togliere il buco. E quindi si costruisce un nastro di Möbius senza buco. Ta-ta! Viene fuori questa roba qui. Ve lo faccio vedere di lato. Esattamente un aggeggio come avevamo previsto. Un piano con due coni. I famosi coni di cui ogni tanto vi rifaccio vedere la slide. C'ha un solo asse e un solo piano che si rigira. E... questo è quello alla fine dell'universo. Prima ce n'è un altro che è fatto in un modo un pochino diverso, perché l'universo cambia, i due toroidi cambiano. Quando trasformo il toroide in nastro di Möbius cambia tutto. E cosa diventa? Guardate, ne ho sovrapposti uno all'altro. Quello giallo è quello finale. Quello colorato, forse in rosso, è quello un pochino prima. Vedi come il cono è più sbagasciato, cioè in termini scientifici per dire un po' più largo. Poi mano a mano si raddrizza e diventa qualcosa che si caratterizza perché questo cono qui, questo semicono qui, vedi che è piantato sull'asse dell'energia. Invece prima, essendo più largo, un po' finisce dall'altra parte, nella zona degli antifotoni, dove c'è la tabella periodica degli elementi che non c'ha nessun elemento. Vai di là, vuoto. Torni qua, pieno. Vuoto, pieno, e così. Alla fine dell'universo, tutti i fotoni e tutti gli antifotoni saranno perfettamente visibili. Se noi prendiamo l'universo e lo trattiamo quindi come una superficie, sappiamo che questa superficie è legata alla informazione, perché l'entropia cambiata di segno dà origine alla quantità di informazione. Allora, l'informazione è qualcosa di legato alla forma della superficie, della cosa che ti sta dando l'informazione. Allora, i miei fonemi è stato calcolato che sono toroidi, con due fuochi.
e in qualche modo te non capisci l'italiano, ma il tuo cervello interpreta nella realtà virtuale la forma del toroide che contiene l'informazione al di là della lingua usata. È per questo che io riesco a farmi capire dal gatto, e il gatto si fa capire da me dicendo miau. E miau non è in nessuna lingua, ma è la forma del toroide che archetipicamente io comprendo, perché siamo i creatori dell'universo. Facendo così, voglio andare a vedere come è fatto in modo tridimensionale la superficie e l'informazione. E scopro che, per esempio, questa è una delle cose che si vedono. Un frattale, guarda caso, che sembra un cristallo di ghiaccio fatto a 6, ma quando entro nel frattale, la formula mi dice, oh, guarda, scopro i 4 blocchi che sono la rappresentazione dei 4 cubi, degli 8 cubi, degli ottanti. Se te entri o esci da questo universo, lo vedi sotto questa forma. E allora l'ho detto, decomplichiamolo, facciamolo in una sola dimensione. E in una sola dimensione la superficie dell'universo come frattale dà questo. Ma che strano, sembra un linguaggio. Mi ci fai entrare un pochino più dentro? Ma che strano, sembra un linguaggio. No? Guarda. Sembra anche ebraico, vedi, ci sono le stesse letterine. Che strano. Allora, vedi che cosa vuol dire linguaggio? Che cosa vuol dire superficie? Lì dentro c'è questa cosa qui che è un linguaggio frattalico, dove dentro ci sono le istruzioni della cosa che io sto per comunicarti. È importante questa cosa perché si scopriranno delle cose fondamentali che ci sono qua. I numeri evideonici sono dei vettori, questo lo sappiamo. La matematica evideonica si basa sulla geometria frattalica, l'abbiamo visto. Non sono importanti i numeri quanto le cifre che li compongono. Ogni cifra rappresenta un vettore dell'universo frattalico. Tutti i numeri sono espressione di angoli. Sono 359 numeri nell'universo evideonico, dove non c'è lo zero. Tutto è angolo. Questo vuol dire che da un punto di vista di simbolismo, l'universo, la coscienza, ha fatto boom e ha emesso, a secondo dell'angolo che noi possiamo descrivere, materia, energia elettrica, campo magnetico, campo gravitazionale, mele, pere, sono solo gli angoli che contano, non conta altro, sono tutti numeri puri. L'universo evideonico è non locale, dove il tempo e lo spazio e l'energia esistono solo all'interno dell'ologramma. Fuori dell'ologramma non esistono. Che cos'è che all'interno dell'ologramma crea il tempo? I lavori di fisica quantistica moderna lo dicono, l'entanglement, cioè quello strano pendolo che fa passare il fotone e l'antifotone, tic-tac, 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 al di sotto del tempo di Planck, tu, 10 alla meno 44 secondi. Questo è il metronomo dell'universo. Solo l'esistenza di questo fenomeno che fa capire che l'Evideon quando nasce da un fotone e un antifotone. Il fotone e l'antifotone sono in autoconversione tra di loro, a grandissima velocità. Quindi la scienza ufficiale non vede né il fotone né l'antifotone, ma vede un fotone virtuale, cioè un fotone che non ha energia, che non ha antienergia, che non ha energia, che non ha antienergia. È piatto. Vede, cioè, e dice che l'immagine speculare del fotone non c'è. L'immagine speculare del fotone è il fotone stesso. E non si accorge in realtà che quando la scienza ufficiale vede un fotone, sta vedendo la coppia fotone-antifotone, in rapida successione. Applichi questa regoletta a tutti i problemi di fisica quantistica, ti torna tutto anche quello che loro non hanno capito. È banale. Il cono del fotone, ancora una volta ce lo riabbiamo sempre fra un po' le palle, ma insomma è così. Cosa succede? Succede questo all'interno di questa situazione. Che noi abbiamo una cosa che si chiama 137, che è la costante di struttura fine dell'universo. Ebbene, scopriamo che 137, che è la costante di struttura fine dell'universo, è la rappresentazione
è legata in qualche modo a una circonferenza che vale 2 pi greco r, dove r è esattamente un rapporto tra, vedete, 243, 3 al quadrato più 9 al quadrato più 6 al quadrato radice quadrata, cioè i numeri dei vettori dell'asse dell'energia. Senza andare a incasinarci con i calcoli, quello che viene fuori è che 13,5, che è questo rapporto, che è il rapporto di un numero fondamentale delle Dedekind, che è la rappresentazione della minima energia che esiste nell'universo, è uguale a la costante di struttura fine dell'universo diviso 2, diviso pi greco, diviso sezione aurea. In un colpo solo hai collegato con le Dedekind 4 costanti universali, dove 2 non è un numero, 2 è una costante che ti dice che l'universo è duale, perché la fisica vede solo mezza verità. L'altra, quando si passa a antifotoni, non la vede. La prevede nei lavori scientifici, ma non la vede. Allora, ecco che noi comprendiamo che ci sono dei numeri che possono essere fondamentali. E ti dirò di più, perché, come si è detto prima, 243, 324, sono questi numeri con questi strani vettori che devono avere un significato. Guardiamo questo. E scopriamo il 432. Costante di struttura fine dell'universo uguale 432 diviso pi greco. 432. Non era quella cosa della, che si suonava col pianoforte, 432. Allora è qualcosa che ha a che fare con pi greco, è qualcosa che ha a che fare con la sezione aurea, è qualcosa che ha a che fare con i numeri 432 che sono i vettori delle Dedekind, è qualcosa che ha a che fare con 13,5, ovviamente. Si scopre che a volte i calcoli non vengono precisi, ma di poco, perché c'è un'oscillazione di tutte queste costanti attorno a un valore medio. Per esempio, 137 varia da 136 a 138. Pensate che, questo si vede anche nella fisica quantistica, in questi due valori sono stati identificati precisamente da diversi ricercatori. Nella numerologia ebraica, nella gematria, la parola onda e la parola particella valgono esattamente una 136 e l'altra 138. E sono i due numeri che vengono identificati nella lingua moderna per identificare in termini di fisica quantistica il termine onda e il termine particella. Che strano, no? Uno può pensare, strano. E la sezione aurea vale da 1,60 a 1,62 e si attesta in questo istante nell'universo a 1,618,033. L'universo videonico quindi oscilla. Bene, in questa oscillazione c'è il fatto che noi si veda la realtà, perché se l'universo non oscillasse attorno a valori piccoli a piacere e precisi, noi non vedremmo una mazza, perché noi vediamo solamente l'oscillazione, la variazione di qualcosa, se no non si vede niente. Per fortuna l'universo è lievemente poco dissimmetrizzato e questa dissimmetrizzazione che si vede nei calcoli non appartiene ad una geometria perfetta e forse ha a che fare col mito della parte animica che è venuta di qua spostando il baricentro dell'energia di tutto il sistema, ma non voglio entrare in questo discorso che ci porterebbe lontano. Le vere costanti dell'universo, andiamo a calcolarle. Le regole del cambiamento sono le seguenti. L'universo deve mantenere uguale sempre la stessa superficie, lo abbiamo visto. Le superfici dell'universo rappresenta l'entropia, l'abbiamo visto, che essendo collegata alla coscienza del sé non può mai modificare il suo valore massimo, che è zero. Questa è l'unica cosa che ci interessa, il resto viene da solo. L'universo si sta separando, siamo a un livello toroidale. Il toro entra dappertutto in tutte le forme dell'universo ed è la rappresentazione di due sostanzialmente aggeggi, uno un fotone e uno un antifotone, che sono collegati insieme tra di loro. La distanza intermedia, questa qui, è stata calcolata e ci permette di calcolare chiaramente il rapporto, vedete, tra pi greco e la radice di pi greco,
che è 400 399 399 399 399, cambiando tutti i valori di pi greco e di fi a secondo che il tempo passi. Questo ci permette anche di calcolare quanto tempo ci rimane all'universo per capire qualcosa prima che questo si spenga. La Dea Kali. E cosa c'entra la Dea Kali? Ci passa da una cosa all'altra come una facilità. Guardate, la Dea Kali. Cerchiamo di smitizzare anche il mito, perché a un certo punto questa è la Dea Kali. La Dea Kali c'ha un sacco di braccia. La vedete? Questo, in questa particolare rappresentazione c'è questo cerchio, la Dea Kali danza, la danza che è anche la danza di Shiva, cioè la danza dell'universo, e questa cosa poi nella nostra interpretazione è un nastro di Möbius, è quello che c'è intorno, che è la rappresentazione dell'infinito, sostanzialmente. E la Dea Kali come nasce? Vedi che cattiva la Dea Kali, che brutta cattiva. La Dea Kali sta pestando questo qui. Chi è quello lì? Quello lì è suo babbo. È Shiva, poverino. Allora, il problema è che Shiva e Vishnu a un certo punto si sono trovati con un dio cattivissimo che stava distruggendo tutto l'universo, ammazzava tutti. E hanno cercato di porre rimedio a questa cosa, ma sai, quando la gente vota, vota, non c'è poco da fare, non c'è niente da fare. Perché tutte le volte che cercavi di uccidere il mostro buttava una goccia di sangue per terra e dalla goccia di sangue nasceva un altro mostro. Era impossibile. Allora chiamano Kali, che è la mamma degli dèi. E per la religione cattolica sarebbe la Madonna. Te non ci credi, poi ti faccio vedere. Kali riesce a bere tutte le gocce di sangue colpendo il mostro prima che cadano per terra, e quindi lo uccide. In questa orgia di assassini tremendo, Kali non capisce più niente, vuole ammazzare tutti, e a un certo punto anche il suo figliolo: oh, so io, mamma, che fai, mi ammazzi? Ed ecco che viene rappresentata che sta per ammazzare tecnicamente il dio, che poi è anche il suo figliolo sostanzialmente. Già, Kali, ma perché? Chi è questa qui? E te dici, cazzo, questa è la Dea Kali, con questo simbolo, vedi al centro, che è anche questo simbolo qua, che poi è legato alla rappresentazione del labirinto, ma è legato anche a un'altra cosa. Eccola qua, con i due cani, i due serpenti, a forma di toroide. Guardate che i serpenti sono la rappresentazione di un toroide, uno a destra e uno a sinistra. Ma che Kali? Questa non è la Dea Kali, questa è la Dea Acate, romana. Però ci assomiglia alla Dea Kali, eh? E c'ha tre facce, una che guarda al passato, una al presente e una al futuro. E chi è la Dea Kali? La Dea Kali è l'Evideon. È il fotone e l'antifotone, perché sapete che l'antifotone va indietro nel tempo, secondo la fisica moderna. E le braccia? E le braccia sono gli assi dell'Evideon. Allora, nelle due accezioni, la Dea Kali ha o tre o quattro braccia, perché sta con un piede tirato in su, che è la rappresentazione del corpo, è la rappresentazione dell'asse dell'energia. E le quattro braccia che ha sono l'asse dello spazio e l'asse del tempo. La Dea Kali è la rappresentazione del fotone e dell'antifotone, cioè dell'ordine iniziale sull'energia dell'universo. Quando nasce l'universo fa una strage: protoni, elettroni, antiprotoni, quark, neutrini, casino. Ci vuole qualcuno che metta ordine, e l'unico che può mettere ordine è la natura stessa della luce, fotone e antifotone. Questo è nel mito il significato vero della Dea, e questo nel mito ce lo portiamo a casa, e ci portiamo a casa anche quella cosa che sta dietro e che è la forma del toroide. Tutto a forma di toroide. E vabbè, ovviamente c'è anche questa cosa del 666 che ci rompe le palle da una vita. Ma sapete che cos'è il 666? Semplice. Quando l'asse dell'energia si allunga e si accorcia, che è l'unico asse che dà origine all'universo, c'è un momento in cui questo asse è zero. E questo asse è zero quando il fotone sta passando alla sua forma antifotonica. L'asse dell'energia all'inizio è lungo 243.
perché è la somma di 396 meno 639, 243. Perché questo asse sia 0, 3, 9, 6, che valgono 18, devono sempre valere 18. Quindi devono cambiare questi numeri, ma deve cambiare anche sotto il numero speculare. Sopra diventa 666, 18. Sotto diventa 666, 18. 666 meno 666, energia 0. In parole povere, il 666 del mito è la rappresentazione del valore dei tre vettori che nelle Videon rappresentano l'istante in cui il diavolo viene nel nostro universo. Cioè l'antimateria viene di qua. L'alieno cattivo, Ra, l'alieno senza corpo, può venire da questa parte, il segno della bestia. Questo però con i numeri evideonici. Guardate qui. Questo è il simbolo di Acate, che è ovviamente ancora una volta un toroide a cui è stato sovrapposto uno strano giro. Tenetelo presente questo girino strano, perché poi ci aiuta. La dea Kali, eccola qua. E questo? Questo è uguale alla dea Kali. Poverino! Solo che non è la dea Kali, è l'arcangelo Mica. El. Allora capisci a me, Acate, Kali, Kahel, sono la rappresentazione dello stesso mito. L'arcangelo Michele è la dea Kali. Ha sostituito due braccia con due ali, non è cambiato nulla, è uguale. Ma nella storia del mito se ne impossessa la Chiesa, e lì è la fine. Non te lo fa spiegare dal prete l'arcangelo Michele, Michael, chi come Dio? Questo è il significato vero. Il numero fondamentale dell'universo è 108, questo. Ma che cosa vuol dire 108? Guardate che 108, che è questo numero qui, in realtà si scrive doppio. Vedete, ci sono due uni, due cerchi uno dentro l'altro e due aggeggi fatti così, che sono in sanscrito i due otto, perché sostanzialmente 108 in sanscrito si scrive come in italiano. Perché? Perché gli arabi, noi usiamo i numeri degli arabi, e gli arabi l'avevano copiati dai sanscriti, la numerologia, quindi abbiamo sempre gli stessi numeri, capite? La stessa cultura, doppia. Che strano. Perché parliamo del 108? Perché il 108 è un numero simbolico, quindi deve essere ritrovato nelle video. Qui ci sono tutti i significati del 108. 108 sono i grani del rosario buddista, 108 sono i peccati che si fanno in quel contesto religioso, 16.108 sono le mogli, beato lui, di Shiva, oppure, non so, per gli alimenti, un casino, però vabbè. 108 sono le posizioni della danza, 108 sono i nomi degli dei. Ma soprattutto, senza leggerli tutti, 108, 1, Bindu, simbolo della condizione germinale, è il punto dal quale inizia la creazione e si sviluppa la molteplicità. Vedi? L'1, Levideon, si divide in due. 0, Suniata, la qualifica di vuoto. Vuoto? Interessante. Il vuoto è quella cosa che tecnicamente noi diciamo è uguale al pieno, perché il pieno e il vuoto in un mondo duale sono due cose diverse, ma in un mondo non duale sono la stessa cosa, perché la materia e l'antimateria mescolate insieme danno il vuoto, ma sono il tutto. Torno indietro perché sono andato avanti. E poi c'è lo 0, cioè c'è l'8, Ananta, senza fine, è l'infinito. Ma è un infinito molto particolare, perché è l'uroboro. E l'uroboro, se voi ci fate caso, è un serpente che di solito è piatto, che si mangia la coda e si rigira. Cioè, ancora una volta, ritorna il simbolo del nastro di Möbius, il simbolo dell'infinito. E come sono posti questi insieme? Così. Dove qui c'è questo punto, che è quello che poi chiameremo Zero Point Energy, il punto di inizio dell'universo. Il 108, guardate a cosa corrisponde. La radice pi greca di 108 diviso pi greco
è uguale alla radice di 2. Così come 108, la radice 13,5, vi ricordate che 13,5 è il numero fondamentale delle video? La sezione aurea alla sesta, 18, così come 18 è 108 radice sezione aurea. 1,62 sezione aurea, radice di 108 è esattamente 18, che è il numero fondamentale 18, 108, 801. E qui si scopre una cosa veramente incredibile. Noi avevamo detto che 84 era l'area del toroide, ma quest'area del toroide rappresenta un volume, perché è un'area che rappresenta un valore di spazio, di tempo e di energia, quindi è la rappresentazione di un'ipersfera, che è un volume. Mi fai vedere in termini semplici questo 84 come volume a che tipo di sfera dovrebbe appartenere? 4 terzi pi greco R3. 4 terzi pi greco R3 è il volume della sfera uguale a 84. R cos'è? R viene fuori esattamente il numero di Nepero. 600. Del 1600, sì, il numero di Nepero. Il numero di Nepero è E. Sapete il logaritmo di E? Quello lì. Cioè, il numero di Nepero è la più precisa definizione di pi greco. E elevato alla I per pi greco, dove I è radice di meno 1, è uguale a I per seno di pi greco più coseno di pi greco. Questa è la vera e più precisa, che risale al 600, formula che stabilisce che cos'è pi greco. E noi ce l'abbiamo, pi greco, all'interno dei valori di questa sfera ipotetica che ha come volume l'area corrispondente al nastro di Möbius, ma precisa al 99,98,9%. Guarda qui, 666 radice di 13,5 o un dalla sezione aurea. Che strano! Possiamo farne tanti di questi agganci. Uno è importante, la particella nella scatola. Sapete cos'è la particella nella scatola? È un problema. La particella, prendono una scatola, i fisici ci mettono dentro una particella e poi si divertono a vedere che energia c'ha, perché questa scatola rappresenta un orbitale atomico, ma rappresenta anche tutto l'universo con una sola particella nel mezzo. È un problema interessante. Io ho preso l'equazione della particella nella scatola, dove l'energia al quadrato è uguale al numero quantico che va da 1 a 7, la costante di Planck, H, 8, che è un numero che gli viene fuori così, M, la massa dell'elettrone, L, la lunghezza della scatola. Elimino tutto per fare qualcosa di non senza dimensioni, di adimensionale, e la formula viene fuori E uguale, questa qui, N2, lambda 2, dove lambda è la lunghezza d'onda del fotone, 8 diviso L al quadrato, che è la lunghezza della scatola. Con N uguale a 8 e energia uguale a 13,5, o viene fuori 108 uguale a N2 lambda quadro diviso L2? 108 un'altra volta nel problema della particella della scatola di Schrödinger. Che carino! E che cosa vuol dire? Vuol dire che il rapporto lunghezza d'onda del fotone e lunghezza della scatola è un rapporto che è circa 1,48 e qualcosa. Se io la lunghezza della scatola la metto 243, che è la lunghezza dell'asse d'energia, lambda diventa 360.00, cioè un giro completo. Che strano, cioè il fotone per fare un giro della scatola fa 360 gradi. E il rapporto che dà 1,48, 1,48 è un numero preciso, è la media esatta dei raggi dello sferoide. 1,62, 1,62, raggio dello spazio e raggio del tempo, che sono uguali, 1,215, che è la metà di 243. Se faccio la somma di questi tre, divido per 3, viene esattamente 1,48. Cioè, nei numeri della particella della scatola c'è esattamente la formula del fotone. Perché il fotone è la scatoletta più piccola che ci sia, con i numeri precisi della fisica quantistica. La frequenza di Schumann, ovviamente, è legata a questi numeri. Perché noi sappiamo che 13,5, l'abbiamo detto all'inizio, era uguale alla 137 alfa, che è la costante di struttura fine dell'universo, diviso 2, diviso pi greco, diviso sezione aurea.
Lo sapete che questa è una formula che richiama una cosa strana? La formula di risonanza di una sfera cava. Una sfera cava, ci fai dentro, Ecco, la formula di risonanza è la frequenza, che in questo caso è F, 13,5, è uguale a velocità della luce moltiplicato la radice quadrata di n, aperta parentesi n più 1, diviso 2 pi greco fi. Ma questo vuol dire una cosa strana. Vuol dire questo, che alfa, cioè 137, è uguale a C, velocità della luce, moltiplicato n per n più 1, tutto sotto forma di un mezzo, cioè radice quadrata. Lo sapete? Se io metto alfa uguale a 137, C 300, che è la velocità della luce, sapete n quanto viene? Esattamente uguale, miliardesima cifra dopo la virgola, alla radice quadrata di pi greco. Quindi per la prima volta abbiamo messo in evidenza una relazione che c'è tra la velocità della luce, 137, in unità di massa atomica, e la velocità della luce in unità CGS, cioè grammi, chili, pere, cazzi, vari, nelle unità banali che noi abbiamo, chilometri e centimetri. Questo prevede che ci sia un rapporto tra questi valori e la frequenza di Schumann, che deve essere esattamente 7,716. Come mai è 7,83? Lo vedi che c'è questa stranezza sull'asse dell'energia, che c'è sempre qualcosa che ti rode che non ti torna? Che strano, torna tutto. La costante di Planck. Vuoi che ti calcolo la costante di Planck? La costante di Planck si calcola così, con il principio di determinazione di Heisenberg. Cosa dice Heisenberg? L'errore che faccio sul tempo moltiplicato per l'errore che faccio sull'energia è uguale alla costante di Planck. Mi ci fai mettere i numeri di Evideon? Delta T è la radice di 29, lo sapete perché? Ve lo dico rapidamente, perché è 432. 4 al quadrato più 3 al quadrato più 2 al quadrato, radice quadrata, questo è il tempo di Planck, che è uguale alla radice di 29. Delta E è 1.23, metà dell'asse dell'energia. O un viene 6.06206, che è esattamente il valore della costante di Planck. Lo vuoi calcolare in un altro modo? Non c'è problema. Benissimo. La costante di Planck è un vettore che ha una, come si dice, un'ombra, getta un'ombra su questo piano. Che il vettore è fatto così, qui c'è l'asse dell'energia e qui c'è lo spazio-tempo. Se io lo calcolo in un altro modo, completamente diverso dal primo, ecco che l'altro modo è la rappresentazione di un angolo retto in cui il quadrato dell'ipotenusa, 1,23, meno il quadrato del cateto, 1,62, la sezione aurea, o non dà la costante di Planck uguale, diviso 2 pi greco, esattamente la costante di H tagliato. Si chiama così, con gli stessi numeri, 1.05457. Se lo dice Wikipedia, lo dice anche Piero Angela, cioè. La costante di Boltzmann. La costante di Boltzmann è una costante che serve per i gas. La costante di Boltzmann, vai a vedere su Wikipedia, e c'è scritto, sai, costante di Boltzmann, che strano, la costante di Boltzmann è uguale a 2 elevato alla... un'approssimazione, 2 elevato alla 79, ma cioè, è strano 2 elevato alla 79, ma chissà perché. Che cos'è la costante di Boltzmann? La costante di Boltzmann è legata al numero d'Avogadro. Il numero d'Avogadro è il numero di particelle che ci sono in un'unità di spazio. Quindi possono essere atomi di gas, elettroni in un filo elettrico. Il fatto che esista un numero che è sempre lo stesso, ti fa capire che l'universo è un frattale, fatto di scatolette tutte uguali, in cui dentro c'è sempre lo stesso numero di palline. E quant'è questo numero che serve per calcolare la costante di Boltzmann? Un numero che è quasi uguale a 2 alla 79. Ma da dove spita viene 2 alla 79? 2 alla 79 ti fa capire innanzitutto che l'universo è duale, e cioè che il numero di Avogadro è un numero pari. Nascono sempre due cose da una cosa. Due, 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 due. Quindi se io faccio una reazione chimica con due molecole e con due molecole di reagenti, la posso fare. Ma se faccio una reazione chimica con una sola molecola, non otterrò mai nessun prodotto, perché una sola molecola, per problemi di simmetria dell'universo, non può reagire.
2 elevato alla qualcosa, sempre. Questo ti fa capire che l'universo è duale, come è scritto nel mito, come c'è scritto nei numeri delle video. E sto 79 da dove viene? È semplice, 79 è uguale a 128 diviso sezione aurea, che è 79,01234567899, ripetuti all'infinito. E questa approssimazione è migliore dell'approssimazione di Wikipedia. E 128 diviso sezione aurea dove viene? Viene da 2 elevato alla 7 diviso sezione aurea. In parole povere, il numero d'Avogadro è il numero di particelle che ci sono in questo livello, in tutti gli altri 7 livelli, moltiplicati per la dualità, tenendo presente la lunghezza dell'universo. È il numero delle coscienze che c'è in questo universo, oltre che essere il numero di fotoni di tutto l'universo. Noi sappiamo esattamente quante coscienze c'è nell'universo. Non vi sembra carino? Possiamo immaginarci tutta una serie di come dire, relazioni numeriche di cui vi voglio sostanzialmente graziare, però vi voglio far vedere questa. Contenti, eh? Lo sapevo. Allora, pi greco al quadrato è esattamente uguale a questa struttura, dove fi è la sezione aurea, ma c'è questo numero magico che è 18, come al solito, 108, 18, 180, sono tutti angoli, 180 è l'angolo piatto. Allora, vedi che tutti sono angoli, pi greco è legato al valore di 180, ma è legato al valore anche di la costante della sezione aurea. Pi greco e la sezione aurea tra di loro moltiplicati devono sempre dare un angolo, sostanzialmente sono legati alla formula di un angolo piatto. Tutte le costanti dell'universo, C è uguale a 243 elevato ad un quinto, esattamente 2.99792, in realtà no, noi ci viene 3. Il tempo di Planck, che viene 5.385, a noi viene 5.391. La sezione aurea 1,6155 contro 1,616, H costante di Planck, G gravità, 432 per sezione aurea, 6.98976 contro 703, praticamente è lo stesso numero. La massa di Planck, 4 elevato alla 3 al quadrato, 9 al quadrato, 6 al quadrato, vedi che sono i numeri evideonici. Radice ottava, 2.176 contro 2.176. Noi ritroviamo nelle molecole delle video, nella struttura delle video, le stesse strutture che troviamo nel mito, l'universo frattalico. Questa è la cosa forse più carina di tutte. Se l'universo è un frattale, questo frattale deve avere un ordine di complessità, D. Allora, la NASA scopre che l'ordine di complessità del frattale universo, perché la NASA dice che l'universo è un frattale, cioè ovviamente non solo è un frattale, ma ti dico che è un frattale, come si dice, olografico. L'ordine è 1,21 circa. Allora, siccome per sapere se questo è vero, prendi i numeri di Evidon e li elevi alla 1,21. In matematica si fa così. E ottieni sempre numeri pari. Pi greco elevato alla 1,21, 1. Fa 4. L'entropia elevata alla 1,21 fa 40, con S uguale a 21 ovviamente. Sezione aurea stessa elevata alla 1,21, 1,8, classico, tutto così. Ma la cosa 13,5 elevata alla 1,24 perché è una media. E l'hanno fatta con l'Hubble, l'hanno calcolato facendo una fotografia dell'universo e guardando le stelle dove erano, dove non erano, e con un programma opportuno hanno calcolato la media. In realtà questa media di questo indice è legata al fatto che l'universo sia sempre lo stesso, sia sempre bloccato lì, ma noi abbiamo visto che l'universo cambia e quindi c'è un ordine frattalico anche sull'asse del tempo e sull'asse dell'energia, quindi frattale nello spazio, nel tempo e nell'energia. Come si fa a calcolare il frattale? In questo modo, il frattale si calcola, metti che torno ovviamente alla formulona di prima, si calcola facendo un rapporto. Allora, arriva, eccolo qua. Allora,
l'universo è quei quattro cuboni laggiù. Si deve prendere il logaritmo del numero dei cubi, che sono le sezioni, i pezzi dell'universo, e si deve dividere per il logaritmo della lunghezza di un cubone. Logaritmo di 8, 8 cuboni, diviso logaritmo di un cubone, 1,62. Risultato, 4,32. Ecco che cos'è 4,32. È l'ordine frattalico dell'universo. Ed è chiaro che in questo ordine frattalico te ti trovi un pianista che suona a 432 Hz, ma non perché siano Hz, perché sono quegli Hz che rispettano l'ordine frattalico dell'universo. Ecco dove viene fuori 432. Non ha niente a che fare con la New Age, non ha niente a che fare con delle... cioè, è fisica, è quantistica, se vuoi, è termodinamica. E stiamo arrivando alla fine, perché non sfruttiamo tutte queste cose per creare il mondo felice? Cioè, ora che abbiamo capito che noi siamo i creatori dell'universo, ora che abbiamo capito che abbiamo la consapevolezza di come è fatto, perché ci siamo ricordati come l'abbiamo fatto, e ora che abbiamo capito che non ha più importanza andare al fisico e chiedergli come è fatto un elettrone, perché il fisico non lo sa, mi disegna un fotone, il fisico non lo sa disegnare, noi lo sappiamo disegnare, e il nostro disegno del fotone vale più di tutta la sua teoria, perché noi riusciamo a spiegare tutto quello che lui ha fatto in più, tutto quello che ancora non ha fatto. Allora usiamo queste informazioni per creare l'universo che ci piace, visto che ci stiamo ricordando che siamo noi i creatori dell'universo, i dervisci, e prendiamo spunto dalla danza dei dervisci, perché noi dobbiamo prendere spunto dal mito. E allora i dervisci, oh guarda che strano questi colori che ricordano anima, mente e spirito, che girano tra di loro come le sfere del triade color test, nella testa, che strano. I dervisci, che quando girano rappresentano tecnicamente l'universo. Le scienze, 20 novembre 2013, traendo ispirazione dai movimenti delle gonne sulla tradizionale danza sufi, tre ingegneri della Virginia Institute Technology hanno scritto le equazioni che spiegano la dinamica delle superfici coniche flessibili in rapida rotazione. Il doppio cono delle Vivian. Che carino! Vedi che ce l'hai tutto dentro, che non c'hai più bisogno neanche di andare alla Virginia College Institute per capire. L'hai già fatto. Già, tutto è un toroide. Allora, se noi facciamo un universo in scatola, piccolino piccolino, ce lo portiamo a casa, abbiamo creato una cosa importante. Abbiamo creato quella cosa che ci interessava del numero 108, il punto d'inizio. Lo zero point energy, cioè quel punto da cui noi possiamo ricavare l'energia. E come si deve fare? Con un toroide. E come si fa? Si prende un toroide e ci si fanno delle cose, degli avvolgimenti, sia di campo elettrico che di campo magnetico, perché il 108 è la rappresentazione 1 del vettore elettrico, 0 del vettore magnetico che ha questa forma. E questo è il vettore gravitazionale, che rappresenta un nastro di Möbius. E come lo fai? Lo metti insieme in una device, questa non la voglio far vedere, che è fatta così, non a caso c'è un pentagono, perché c'ha l'angolo di 108 gradi, dove ci sono degli avvolgimenti, di cui non vi parlerò. Questi avvolgimenti ci permettono di costruire al centro di quell'apparecchio uno zero point energy. Questo apparecchio, che poi io descriverò nel prossimo lavoro che faccio, se lo vuoi costruire a casa, lo puoi fare a casa, ci costerà 100 euro. E non è brevettabile, perché anche se fosse brevettabile, te ne fotti, lo fai lo stesso. E ci ricavi l'energia uguale, no? Allora, come funziona l'UFO? Torniamo ai vecchi tempi. L'UFO funziona così. C'ha tre pallette sotto, vedete? Queste tre pallette, fate finta che questo primo giro è il nostro toroide, al centro c'è uno zero point energy. Le tre pallette emettono tre raggi luminosi che passano nello zero point energy, sbattono con questi tre specchi che li orientano, o riorientano questo punto in un altro punto dell'universo. E così l'UFO si sposta da una parte all'altra, ma sempre in linea retta, perché non può fare dei giri, visto che i fotoni vanno in linea retta. E così, ecco che abbiamo capito come mai gli UFO hanno sempre tre pallette, più o meno luminose, sul loro scafo.
ma ovviamente noi possiamo fare delle altre cose, altri giochini. Per esempio, se noi abbiamo due device, noi ci abbiamo una cosa fondamentale: creiamo uno zero point nel primo punto. Se creiamo uno zero point nel primo punto e creiamo uno zero point in un secondo punto, lo sapete che questi due punti sono lo stesso punto per la fisica quantistica, perché esiste un solo zero point energy nell'universo. Cioè, siccome l'universo è non locale, due punti uguali non sono due punti identici. Due punti identici sono matematicamente lo stesso punto, per cui l'equazione d'onda del medicamento che io ho messo qui è identica all'equazione d'onda della provetta con l'acqua distillata che sta di là. Io accendo i due aggeggi e l'informazione, che è un'onda, passa attraverso una superficie toroidale nello spazio-tempo dall'altra parte. Io mi bevo l'acqua ed è come se mi fossi bevuto il medicamento, come fa Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, che ha pubblicato tre lavori su questa cosa, su una idea che è quella di Massimo Cito, perché Montagnier gliel'ha fregata. Ma... sì, poverino, però questa fa parte di quella idea che noi abbiamo della memoria dell'acqua. Già, ma allora la memoria dell'acqua? Queste sono tre molecole d'acqua. Le ho messe così per far vedere che c'è un angolo quando l'acqua si cristallizza. Lo sapete quant'è l'angolo tra i due atomi di idrogeno H2O? 108. Allora se ci metto una molecola sopra e una molecola sotto, che assumono, guarda, gli ossigeni. Gli ossigeni sono esattamente a 6, ma 3 sopra e 3 sotto, sfalsati, come ve la ricordate il doppio triangolo di 432, 396, tutte le frequenze, doppio triangolo. Ebbene, lì nel mezzo c'è uno zero point energy. Quindi le molecole di acqua clusterizzate in questo modo, fortemente, rappresentano punti in cui ci sono strutture che hanno la possibilità di rappresentare dello zero point energy. Poi tante molecole di acqua le metti così e ci fai dei toroidi ancora più grossi che hanno zero point energy forte. Ti dice, ma le molecole di acqua ne stacchi una quando vuoi, quindi queste cose si hanno poca energia. Sì, da un litro d'acqua prova a staccare una molecola d'acqua ed è sicuramente facile, perché l'energia è sparsa su un litro di molecole d'acqua. Ma se te c'hai due molecole d'acqua e cerchi di staccarle, vedrai che non ce la fai, perché due molecole d'acqua hanno un doppio legame a ponte idrogeno, come te sai benissimo, che contano un casino di chilocalorie. Quindi all'interno ci si formano dei cluster che possono prevedere, come la fisica quantistica prevede, chiaramente. E questa cosa è già stata fatta. Gli antichi egizi la facevano. Qui, guarda. Lo vedi che c'è scritto qui? Qui ci sono quattro cose, che sono quattro cilindroni. In questi quattro cilindroni, dove ci sono da una parte qualcosa, la parte animica, da quest'altra parte niente, vincolati tra di loro da una struttura toroidale, che prendono energia da questo altro cilindrone qui, vedete, che è su ruota e che è legato con dei fili elettrici che sembrano dei fili ai quattro bussoli dove dentro ci sono delle cose. Ed è esattamente quello che i nostri addotti in ipnosi regressiva ci dicevano: prendi un soggetto, lo metti in una provetta e ti si copia in un'altra provetta grossa. Ecco perché ci voleva questo liquido dentro, che non è acqua ma è un liquido che assomiglia e che fa quella stessa cosa, fa uno zero point energy. Ma allora, nell'istante in cui, e sto per concludere, dice finalmente, nell'istante in cui noi abbiamo capito come creare lo zero point energy, che è quella cosa che ci servirà per il mondo felice, abbiamo anche capito che non ce ne abbiamo bisogno, che non ci serve crearlo. Perché? Questo è l'occhio di Horus e su questo non abbiamo dubbi. E questo che cos'è accanto? Certo ci assomiglia. Il talamo e l'ipotalamo. L'occhio di Horus, il talamo e l'ipotalamo. Ma che vuol dire? Vuol dire che il nostro cervello, l'occhio di Horus, lo chiamano occhio di Horus perché Horus, cioè l'alieno che è legato alla tradizione egizia, mette il microchip da quelle parti lì e te guarda da dentro sul talamo. E perché? Perché il nostro cervello, secondo i ricercatori, sia quelli esoterici che dicono guarda come è fatto il cervello secondo un egiziano, cioè secondo il copricapo di queste statuette, ce ne sono diverse,
è un toroide. Ma che strano! È un toroide che ha tre sferette, anima, mente e spirito. Ma che strano! E due serpenti, la pineale, guarda, la ghiandola pineale, il corpo calloso. Il talamo. Ma vuoi vedere che il nostro cervello è un toroide? Il talamo è questo qui nel mezzo, vedi l'occhio di Horus. Allora, sai cosa ti dico? Che si può fare così. Si prende il nostro cervello e si guarda le tre pallette esterne, che sono la pineale, la pituitaria e la carotidea, e la palletta bianca, gialla, nel mezzo, che è il talamo, e scopriamo che il nostro cervello è sostanzialmente una struttura tritoroidale, cioè tre antenne paraboliche che hanno tre fuochi diversi, che guarda caso corrispondono alle tre lunghezze d'onda di anima, mente e spirito, che guarda caso hanno un fuoco in comune, quello lì. Vuoi vedere che il nostro cervello si comporta come uno zero point energy? Lo sai che sono stati fatti degli esperimenti di EPR, cioè esperimenti in cui prendono un soggetto e lo mettono in una stanza, lo collegano a un elettroencefalogramma e gli sparano addosso della luce e chiaramente l'elettroencefalogramma comincia a segnalare così. Mettono un altro soggetto con un altro elettroencefalogramma da un'altra parte, un apparecchio, e lui però non misura niente, è solamente in contatto, chiamiamolo così, telepatico se vogliamo, con il soggetto di là. Vuoi vedere che l'altro elettroencefalogramma comincia a segnare esattamente gli stessi battiti del primo. Giornale scientifico pubblicato, l'effetto Rosen-Einstein-Podolsky cerebrale. Perché accade questo? Questo può accadere solo perché i due punti zero del cervello sono in comunicazione tra di loro perché diventano lo stesso punto. Diventano lo stesso punto perché in quel contesto sono punti dell'universo che hanno la stessa energia, lo stesso spazio e lo stesso tempo. Quindi sono due punti identici, ma se sono due punti identici sono lo stesso punto, quindi hanno la stessa informazione perché hanno la stessa entropia. E con questo sistema noi chiaramente riusciamo, questo è sempre il cervello visto da un'altra parte, a fare quello che alcuni ricercatori hanno già capito. Il cervello è un toroide, non lo dico io, lo dicono questi signori qua, ci fanno tutte le formulette. E allora abbiamo capito. Abbiamo capito tutto quello che c'è scritto qui, che sono le conclusioni, cioè noi siamo i creatori dell'universo, noi possiamo interpretare il mito avendo i prerequisiti, cioè avendo studiato di fisica quantistica, perché riscontriamo nei numeri della fisica quantistica, cioè della realtà virtuale, tutti i numeri che ci sono nel mito, e sappiamo che sono gli stessi numeri perché l'uomo della pietra sapeva le stesse cose che so io, ma non perché sono andato a scuola, perché io sono il creatore dell'universo, solo che se me lo ricordo è bene, se non me lo ricordo è un casino. Qual è il morale della favola? Che noi possiamo creare di zero point energy attraverso utilizzando il nostro cervello, la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Si tratta solo di aver affrontato il primo punto. Ora lo sappiamo. Ora si può fare. Ora so che si può fare, quindi ora comincia la vera e propria sperimentazione del mondo felice da questo punto di vista, perché tutti noi possiamo tornare a casa e cominciare a esercitarci a fare i miracoli. E ti posso assicurare che al di là delle conclusioni finali, sostanzialmente noi comprendiamo anche una cosa forse ancora più importante, che è l'unico a cui te devi credere, sei te stesso, perché quando parli con la tua coscienza, lei ti dà le informazioni che ti servono, che te poi cercherai nel mito o nei libri di Wyler della fisica quantistica, e ritroverai tutto quello che la coscienza ti ha fatto vedere nella testa la sera prima, te lo ritrovi il giorno dopo in letteratura su internet. Allora, cosa ce ne frega a noi degli angeli che vengono dal piano di sopra per darci i consigli? Cosa ce ne frega del gruppo di massoni che per loro hanno tutte le loro regolette, che la scienza è solamente per loro perché si ritengono ganzi ma gli altri vanno a fanculo? Cosa te ne frega a te dell'ultimo pastore, della religione di turno che ti dice che cosa devi fare, se no sei cattivo e vai all'inferno perché devi passare attraverso il peccato, anzi se mi dai un po' di soldi il peccato te lo sconto. Cosa te ne frega di votare Renzi o chi per lui? Te vota per te, te sei il tuo creatore del tuo universo. Ora che lo sai, dobbiamo fare solo allenamento, provare e vedere a fare miracoli. Grazie. Corrado Malanga.
Bene, a questo punto, visto che siamo veramente tardi, almeno per il luogo, per l'ora e anche il tempo, sperando che possiate tornare tranquillamente, io ringrazio nuovamente gli organizzatori di questa riuscitissima manifestazione, Miriam Bettinelli, di Ariel Rod, naturalmente Eleonora, la salutiamo nuovamente. Ringraziamo ovviamente gli ospiti, Corrado Malanga, Adriano che è partito fuorigione, e grazie da Pina Morelli. Non solo nei prossimi mesi, ma sicuramente ci vediamo, se volete, ad agosto al prossimo X Congress a Pescara. Grazie a tutti, buona serata.